Bene, siamo alla seconda parte del laboratorio di oggi. Sullo stesso filo conduttore di ciò che ha esposto prima Ivano, adesso parliamo dell'ecosistema produttivo prettamente pugliese. Con noi c'è Lello Petrone della Dinamo Film. La Dinamo si occupa di buona parte delle produzioni che arrivano in Puglia. Prettamente produzione esecutiva, comunque lui adesso vi spiegherà all'incirca di cosa si occupano e cosa vi parlerà comunque dell'ecosistema pugliese. Ovvio, sono Lello, sono già conosciuti tutti. Adesso arriveranno gli altri. In generale, cioè, giusto per capire chi siete, cioè, parto da lei. Mi dici il nome, così ci conosciamo. Di dove sei, Beatrice? Sei in Italia, devi a Roma. Aspettate. Oh, io mi siedo sulla scrivania perché, cioè. Ho studiato da direttore della fotografia, adesso lavoro su set indipendenti Dove hai studiato? all'ACT a Cinecittà. Andiamo avanti. Ah, il motivo, perché stai partecipando a questo? Perché mi Perché piace la grafico? produzione e Sì, no, magari, insomma, faccio le domande perché poi è potrei. prettamente legato al discorso produttivo, poi capire bene o male come ci siete arrivati e perché. Perché è più strettamente legato a un discorso produttivo che comunque serve Certo. sempre sapere perché. Piccola premessa, il cinema è cambiato molto, cioè nel senso che adesso il supporto del reparto produzione a tutti i reparti è molto più alto di tanti anni fa, cioè nel senso che interviene molto, in modo molto più pesante di quanto poteva partecipare prima, cioè dove il direttore della fotografia era l'artista del direttore della fotografia, adesso il contesto produttivo condiziona il lavoro del direttore della fotografia, come di tutti i reparti, che prima non avevi questo, cioè prima noi. C'erano delle libertà che adesso non hai più. E mo' arriviamo anche perché. Ciao, mi chiamo Daniele, sono di Taranto. Il corso lo trovo molto interessante per chi ha voglia di produrre in generale, che non sia solamente materiale cinematografico, quindi anche produzioni video in generale, per quanto mi riguarda soprattutto. Nulla, vabbè, vengo dal mondo della grafica, pubblicità, sono art director e in più mi sono occupato di fotografia e video negli ultimi 10 anni più o meno. Io sono Francesco Amendolito, mi sono laureato in economia, però la mia passione è sempre stata il cinema, ho lavorato come assistente regista in varie produzioni. Ho anche scritto dei soggetti che mi piacerebbe realizzarli, li ho presentati e adesso sto aspettando delle risposte. E comunque perché la produzione? Perché comunque voglio lavorare nell'ambito cinematografico, che poi sia più reparto regia oppure reparto produzione, a questo punto non mi interessa perché la mia passione è il cinema e mi va bene qualsiasi settore pur di lavorare. Io mi chiamo Chiara e mi interessa il cinema e sono qui semplicemente come uditrice, Di dove sei? Di di Massafra. Massafra. Ottimo Massafra. Sono Floriana, mi piace scrivere, sono qui per curiosità, diciamo. E sei di? Castellaneta, provincia di Taranto. Castellaneta. Anch'io sono di Castellaneta, mi chiamo Ivan Passarelli, sono prettamente tecnico io riguardo il cinema, ho fatto qualche film come elettricista, un po' come macchinista, insomma, sono qui per capire un po' il meccanismo che c'è dietro a tutto sto mondo che è il cinema. C'è la signora. Prego, signora, il suo momento. Io sono Cristina Chiulli, sono architetto, ho fatto qualcosa nel cinema come assistente alla scenografia, però quando studiavo all'università. Dopodiché ho avuto sempre contatti un po' col mondo della pubblicità, l'editoria, abbiamo avuto una casa editrice di famiglia, abbiamo prodotto dei documentari.
Ho partecipato l'anno scorso per la produzione di una webserie girata in Puglia. Ho fatto anche qualche comparsata. Così, io sono di Taranto, però vivo tra la Puglia e Roma. Ecco. Andiamo, che abbiamo finito. Io sono Mara, mi occupo di grafica multimediale, comunicazione visiva e soprattutto anche di motion graphic. Mi sono avvicinata a questo corso perché mi interessa molto il campo della produzione audiovisiva e cinematografica. E vorrei capire, ma appunto, cioè, sto capendo alcuni aspetti che non erano proprio chiari. Io sono Yas Joubert, non sono italiano, sono palestinese e ho lavorato in varie mansioni nell'ambito cinematografico. Diciamo, le esperienze più importanti per me sono come autore un documentario che ho fatto l'anno scorso qua a Taranto e come produttore un corto che ho prodotto in Palestina, che adesso sta in post-produzione e dovrebbe iniziare a girare a breve. No, vivo in provincia di Bari. Dove è Bari? Ruvo di Puglia. Ah, Ruvo. Okay. Perché sono qui? Perché voglio parlare con te. Cioè, un scopo preciso. Sta per parlare con me. Perfetto. Vieni a Bari, diciamo. No, perché avevo mandato delle mail tempo fa alla Dinamo. Tempo fa alla Dinamo si era messa male. Sì, e quindi mi hanno detto, gli ho detto ho un progetto, mi hanno detto sì, mandaci tutto via mail e poi vediamo. Ho detto non è il canale giusto. Lei lo sta a Taranto, andiamolo a vedere. Tu non sai quante mail possono arrivare nella nostra mail dell'ufficio. Tra l'altro dovremmo passare le giornate a leggere. Io sono in ritardo di tre sceneggiature, di lavori che dovrebbero partire. Quindi puoi immaginare stare dietro. Sì, no, tranquillo, non ti voglio assillare oggi con progetti lavoro, e cose. Cioè, comunque in generale il cinema è un lavoro stagionale. Cioè c'ha dei periodi di grandissima attività, cioè tipo io ho finito di a ottobre un film, nel frattempo con la società ne seguivo altri due, poi abbiamo seguito degli spot, cioè perché poi, vabbè, io sono un caso atipico come freelance del cinema, cioè anche una società, perché poi tu puoi fare freelance del cinema, ti fai il tuo bel filmetto, c'è una società, segui la società, nel frattempo fai l'ufficio casting che fa un casting, gli altri che fanno location, cioè hai anche un discorso di impegno diverso. Però io nasco come freelance nel cinema, io ho iniziato nel 98, se tocca il micro, come freelance. Cioè, come dicevo prima, vi racconto un po' la mia esperienza così capite come sono arrivato a fare questo lavoro. Io non volevo fare il cinema. No, dopo poi ne parliamo con Carlo. Io non volevo fare il cinema. In verità a me del cinema non me ne poteva niente, un cazzo. Cioè, io avevo 23 anni, giravo per Bari, facevo la vita di tutti i 23 anni di una città come Bari, finita la scuola, ho fatto il militare a Taranto, ovviamente, un grande legame con la città, finché un bel giorno mi arriva una telefonata, perché poi vi arrivo anche a spiegare, e mi dicono guarda stanno per realizzare un video, che era all'epoca il videoclip della colonna sonora della Capagira con Ivan Iusco. Mi chiamano e mi dicono ci serve un ragazzo sveglio che sappia muoversi all'interno della città, tra centro Bari Vecchia, nel 90 Bari Vecchia era come entrare a Fort Knox, cioè nel senso... Sì, no, era coprifuochi, gente, rapporti strani, cioè proprio era uno delle quartieri e periferie, mercati. E dissi, guarda, io, cioè, cazzeggio, cioè, sì, sono bravissimo. Bari Vecchia avevo delle proprietà di famiglia perché i miei nonni erano di Bari Vecchia, quindi io comunque per questioni familiari ci andavo a Bari Vecchia perché comunque avevo delle case di mia nonna e io ci passavo i weekend quando volevo stare per fatti miei. Quindi bene o male, all'interno della
microsistema della città vecchia, io mi muovevo perché alla fine la salumeria, la signora, quindi c'entravo e ci uscivo tranquillamente, diceva, mi pagate? No, vabbè, lo faccio uguale, non c'è niente da fare, non mi pagate, tanto lo faccio uguale, tanto due giorni della mia vita, e quindi andavo tra mercati, portavo in giro questa truppa. Queste persone mi dicevano, ah, comunque, sei in gamba, sei in gamba, sei in gamba. E subito dopo, poi il caso della vita e la fortuna, neanche dopo 15 giorni, 20 giorni, partì uno spot della Trenitalia, me lo ricordo benissimo, Trenitalia, stazione di Bari, come runner, e supporto alle riprese. Regia di Wim Wenders. Io non sapevo chi fosse Wim Wenders, cioè, nel senso che cioè, avevo 23 anni, mi sparavo i film. Vi vedevo i film per fatti miei, fine di due giorni di lavoro, 500.000 lire. Io dissi, ma questo è il lavoro mio. cioè, fai un cazzo, stai lì, giri, guidi, scusate che io ogni tanto vado di... Cioè, fai niente, stai lì, guidi, accompagni, fai, sei in stazione, fermi gente. Era lo spot dove praticamente avevano ricostruito, io non avevo fatto niente, cioè, un vagone finto del treno, passavano le persone, le fermavi, le buttavi dentro, era un contest, e poi loro nel treno che dicevano delle battute. Quello era il famoso spot della Trenitalia, che poi è andato per tantissimi anni, perché è stato ideato e realizzato da lui. Mi pagavano 500.000 euro, dici, cioè, questo, cioè, il lavoro è la vita, cioè, non fai niente, stai in giro, ti diverti, comunque, stai lì, cioè, pigli dei soldi. All'epoca si pagava anche bene. Poi feci altri spot, feci Mr. Day, sempre, e dissi, questi qua, poi, non essendo una terra, un deserto, quindi quando scendevano a fare delle cose, avere uno che comunque aveva già fatto delle cose, ho fatto due spot, tre spot pubblicitari, comunque grossi, ho fatto quello, ho fatto la Toyota, Mr. Day, della Parmalat, cioè comunque per vie traverse, proprio coinvolte in questa cosa, ho iniziato ad essere chiamato e mi pagavano. E diciamo, fichissimo, cioè stai in giro, vai fermi gente, accompagni, conosci la città e ti muovi. Così ho iniziato. Dopodiché, conosciuto quello che poi è diventato il mio socio, il mio primo socio, perché io sono fondatore della Oz Film, l'altra società di casa di produzione pugliese, perché le ho fondate due, perché io, cioè, siccome sono uno che sta mai fermo, non si fa mai i fatti suoi, fondammo la Oz e diventammo un po' il punto di riferimento per quello che riguardava comunque tutti i film che scendevano, perché eravamo io, Francesco, Rosmeri, Michele, eravamo noi, ci siamo uniti, eravamo sempre noi che chiamavano, ci siamo uniti e abbiamo fondato una società. Però poi, vabbè, ci ha chiamato Rubini, abbiamo seguito Rubini per i primi suoi 2/3 film, io sono stato assistente di Sergio sui suoi film, dai casting fino alla realizzazione, l'ho seguito su tutti, dalla Terra, l'Anima Gemella. Francesco aveva già fatto un altro film con lui, aveva fatto Tutto l'amore che c'è, L'amore ritorna, insomma, ho iniziato a entrare a fare il cinema, perché io facevo gli spot, seguendolo in tutti questi rapporti. Poi pian piano facevi spot pubblicitari, perché la Puglia era una terra di spot, cioè le auto si giravano, cioè uno spot al mese, cioè quando dicevo, cioè in Puglia si è sempre girato, è cambiato il mercato, perché prima giravi molti spot, ora che il territorio si è venduto, poi a Nardò c'era il famoso anello di Nardò, quindi tutte le auto, i prototipi, e vi dico un po' la storia di come è nata un po' questa moda Puglia. A Nardò c'era l'anello, quindi tutte le auto e tutti i prototipi che stavano, cioè non è che il cinema ce l'è inventata la Film Commission che si è venuta e ha detto moda domani, facciamo il cinema, cioè c'era un movimento. E quindi ovviamente tutte le auto, i prototipi, gli ultimi modelli che dovevano lo spot li facevi in Puglia, perché stavano a Nardò, che andavano ai test, quindi tu non avevano neanche dei costi le case automobilistiche di trasporto dell'auto, l'ultimo modello, non dovevi vederlo, tutta una serie di menate da agenzie pubblicitarie. E si giravano molti spot, BMW, Alfa Romeo, Mercedes, Fiat, cioè si facevano qui. Cioè, si facevano tutti gli spot, il 70% si faceva qui, Mitsubishi abbiamo fatto anche qui,
per il mercato spagnolo, Toyota per lo mercato giapponese, cioè venivano anche da fuori perché le provavano qui. E in contemporanea si muoveva al cinema, i due riferimenti erano Alessandro Piva e Rubini come registi di riferimento. Poi di lì ho fatto Salvatore, sì, io non ho paura, perché poi di lì ho avuto la fortuna, è tutta casualità, è tutto legato a un rapporto di rapporti, come ti comporti sul set, quanto sei zitto e cammini, cioè nel cinema l'opinione di una persona non è forte un cazzo a nessuno della tua opinione, cioè nel senso che allora a quel punto non la dai, sto per fatti miei, se nessuno me la chiede io non la do. E io, siccome è sempre stato uno caratterialmente che alla fine facevo, mi divertivo, mi facevo i fatti miei, se nessuno mi faceva una domanda io mi facevo i fatti miei, quindi funzionavo e mi chiamavano. E ho lavorato poi io, non ho paura, ho fatto io non ho paura due spot con Salvatore sulla Tamoil, perché poi gli è piaciuta la Puglia, perché poi la Puglia si gira bene, prima si girava ancora meglio perché ancora più arrivava il cinema, cioè la gente proprio organizzava le tavolate per festeggiare, sembrava la sagra di paese quando facevi il set. E si girava bene, e poi soprattutto una terra che ti permetteva di fare la Grecia, la Spagna, la Sicilia, perché noi ho fatto gli spot della Tamoil, siccome in Sicilia non si poteva andare a girare perché in quel periodo la Sicilia era una terra anche lì molto difficile, stava vivendo un momento molto difficile per la cinematografia in terra siciliana, si veniva qui a fare la Sicilia. Ma serie fortificate, bianche, uguali, cioè non ti fico d'India, cioè non vai lontano. Così anche la Spagna, e quindi la Puglia si lavorava, noi abbiamo fondato la OZ, lavoravamo tanto, stavamo lavorando tantissimo, tutto quello che scendeva passava o da noi o da altre due o tre figure sparse. Poi la Wertmüller a Taranto, io conosco molto bene perché ho fatto Lina Wertmüller a Taranto, cioè poi... I Basilischi l'ha fatti a Spinazzola, e Minervino Murge, sì. Cioè, si è girato, si è sempre girato, cioè, Monica Bellucci è stata scoperta a Bari, cioè, con la riffa di Laudadio, Buonanima. Quindi questa è un po' la storia, poi è nata comunque l'idea di farlo diventare un'industria, è nata la Film Commission, c'è chi ha avuto la volontà politica di metterci comunque dei fondi, di creare un fondo di sviluppo del mondo cinematografico e di ricreare comunque un indotto cinematografico, e legandolo al fatto che comunque è una grandissima promozione territoriale, perché poi alla fine quando tu un film fa il giro del mondo, poi di qui scattano anche idee diverse, cioè nel senso che se io promuovo il film italiano girato in Puglia, ci metto quanto è bella la Puglia, a me personalmente chi se ne frega, lo sanno tutti, quando viene una produzione straniera e ti dice io sto in Puglia, ha una promozione che sicuramente la Puglia non si può permettere, cioè di arrivare a farsi conoscere in India, in Giappone, negli angoli più sperduti del mondo, dove i film arrivano, o determinati tipi di film arrivano. Cioè io ho lavorato in un film, sempre casualmente, e no, perché poi la casualità, poi era... Casualmente ci stiamo incontrando, molto casualmente, però il discorso poi continuiamo. Io ho fatto questo film indiano che si chiama Houseful, girato in parte sul Gargano, che è stato il record di incasso della storia del cinema indiano, 500 milioni di spettatori, 500 milioni di spettatori, cioè ha fatto il giro del mondo. In India c'erano i manifesti di Ulivi e Muretta Secco, che è una grandissima promozione. Prima abbiamo visto delle immagini di film indiani girati anche in Puglia, quindi può essere... Sì, c'era Houseful girato, poi di lì è nato un po' da questo film che ha portato comunque la Puglia in India, sono venuti a girare spot pubblicitari, piccola roba, altri film più piccolini, il cinema bollywoodiano è il numero uno al mondo, cioè più grosso di Hollywood, più grosso del cinema canadese, australiano, inglese, francese, cioè loro producono quanto veramente, cioè noi ci possiamo sognare, con investimenti che neanche Hollywood mette sul tavolo. Cioè per film è merda, cioè nel senso che poi alla fine li vedi e dici vabbè c'è quattro
che ballano sugli scogli. Cioè, hai speso 120 milioni di euro. Beh, tieni presente che loro hanno una struttura... Allora, ritornando un po' all'argomento Puglia, poi torniamo. Per quanto riguarda essere una persona di riferimento o diventare una persona di riferimento legato a un territorio, è un lavoro veramente da... Cioè che tu veramente potresti abbandonarlo dopo una settimana, perché ti sembra una massa di matti, di pazzi totali. Cioè il cinema è una banda di persone che hanno problemi a casa e dicono vado a fare il cinema. Così i miei problemi li porto in casa della gente. Cioè questo è il cinema. I cinematografari sono dei venditori di pentole, senza coperchi. Cioè mai credere a quello che ti dice uno del cinema. Perché sicuramente ti sta di cela sola, sotto. Cioè, io non dovrei dirlo perché faccio cinema. Perché ci ascoltano, magari ci stanno pure. Ah, qualcuno sì. E vabbè, però lo si sa, cioè, il cinema è fatto di persone che secondo me hanno veramente seriamente problemi. Cioè, io il primo, probabilmente ci avrò dei problemi che non so, che scarico nel mio lavoro. Legato al territorio, fondamentalmente le cose che fanno di una persona che lavora nel cinema sono grandissima forza di volontà, lo devi amare, amare più di una donna, cioè veramente, o più di un uomo per le donne presenti. No, ma proprio non è un discorso, proprio io lo amo perché è fico o perché è bello, perché la... Perché la tua vita significa che tu, se ti chiama il fidanzato, gli dici, senti, ci vediamo fra una settimana, non mi rompere le scatole perché sto girando. Cioè, è proprio legato al fatto che la notte tu non dormi perché la mattina dopo c'è il set, perché tu sai che è un sequestro di persona. Cioè, è un tu vieni sequestrato. Poi quando tu lavori qui... È diverso, perché tu quando sei legato al territorio, cioè io ho fatto un film ora tra Martina Franca e Nardò, che è il film di Paolo Genovese, il regista di Tutta colpa di Freud, con l'Albo, Sol Frizzi, cioè tutto questo, parte di attori di grandissimo nome, tutti bravissimi, tutti molto bravi, per fortuna un cast eccellente che non vedevo da anni, un film con Rubini, Sol Frizzi, Paolo Sasanelli, Dina Brescia, Sabrina Impacciatore, Neri Marco Re, c'era Ralbova, Lizzolari, cioè c'erano una qualità attoriale. Fra l'altro la cosa bellissima, una qualità attoriale legata al territorio, perché più del 60% erano pugliesi, cioè quelli che avevano motivo all'interno della storia di essere pugliesi. Poi c'è l'Impacciatore che ha girato tantissimo, parla benissimo il pugliese, praticamente cioè, lo parla meglio di un barese. Io ho fatto soltanto il casting dei ruoli secondari. Quello l'ho fatto io, l'ho seguito tutto. E questo film che ho fatto, mo parlo dell'ultima esperienza, è stato un sequestro di persona. Io me ne sono andato fine luglio e sono tornato a ottobre. Abito a Bari, da Martina Franca, un'ora e mezza, sono tornato una volta, che ho detto per favore devo andare a casa perché fa freddo, cambiate la temperatura da luglio. Vorrei prendere due maglioni di lana e una giacca. E facevano, ma sei sicuro? E facevano, ma sei sicuro? Sì, ho freddo. Cioè, sono certissimo che voglio tornare a casa perché la persona legata al territorio ha la grande problematica che qualsiasi problema che un film ha qui, sei tu. Cioè, dalla signora che non ti apre la porta per andare sul balcone, al bar che non ha preparato i cornetti alle 5 alla troupe, che dice, ma il cornetto? Che sembra che, cioè, vabbè, tutti i benefit e tutti i vizi, sei tu. Cioè, nel senso che se una domenica c'è un problema, è il referente di locale, che poi può essere uno di produzione, il location manager, cioè diciamo nello staff di produzione sono di solito il location manager o il location scouting, che sono due figure diverse, e l'eventuale figura di produzione legata, che possono essere i runner, in quel caso io ero l'ispettore di produzione,
legato al territorio a cui si affidavano molto, quindi per te è proprio un sequestro, mentre loro stanno in piscina a giocare a tennis. Se c'è un problema, c'è chi, i locali, la tribù locale che deve smazzarsi il problema. Sembra che poi, capito, cioè tu sei locale e dicono guarda ho un problema, ho capito, sì, ho capito, sono locale, però non è che mo la signora viene la domenica a casa, cioè come ci puoi parlare tu, ci posso parlare io. Cioè, mo li faccio io i cornetti, gli dico, ma tu non sai qui se c'è uno, ti chiedono le cose improbabili. No, non lo so, cioè io sono di Bari, Martina Franca la conosco, ma una sarta in casa non so se esiste, se c'è, c'è, ci sarà, ma non la conosco. Quindi tutta la dinamica legata al territorio è molto faticoso e tutti i pugliesi hanno questa, soffrono, tutti i locali hanno addosso a loro il fatto che, essendo padroni del territorio, tutto quello che c'è, proprio la compatibilità fra i due mondi pesa su tutti i locali e soprattutto loro se ne vanno. Un bel giorno c'è qualcuno che chiude un camion e piglia l'autostrada e ai locali resta la responsabilità dei rapporti con tutte le persone che tu hai coinvolto, dalla comparsa alla location, al catering, alla signora che gli ha detto signor stamattina il negozio viene nessuno, non aprire che dobbiamo girare noi, non c'ho soldi però facci sto favore. Cioè e diventa tutta una dinamica veramente che ti resta, ci metti la faccia. Ci metti la faccia fino a un certo punto, è una questione anche perché conosco tanti colleghi che ci mettono la faccia e poi dicono a me che me frega, e poi sta quello che deve avere 100 euro, quello che hanno fatto il danno, il pavimento rotto, la porta che per sbaglio gli hanno fatto un danno. Lì dipende anche tu quanto ami il tuo territorio e ami questo lavoro, perché sai che un giorno io ci ritorno a Martina Franca, ci devo rigirare, e non voglio trovare la gente che per stare dice no, sei tu, non ci entri, perché stai tu, perché l'altra volta ho vissuto questa esperienza. Io ora, quando vado nei posti, sento molto di più gente che si lamenta, no, il cinema, cioè l'altro film mi hanno fatto i danni, l'altro film mi hanno fatto... Signora, il cinematografaro di base... Il cinema ha una forma di tutela assicurativa. Il problema è che di base è una questione di mentalità cinematografica. Io faccio il cinema e voi non siete un cazzo di nessuno. E questa è la mentalità. Allora, a livello territoriale, anche quando loro scendono, parlo per esperienza, io poi negli anni mi sono creato un carattere, una figura professionale, chi mi chiama sa che mi sta chiamando. E non sono il primo arrivato ieri, perché ti piglio, ti rimetto in macchina e ti rispedisco a Roma se ti permetti di rispondere male a una comparsa o mi fai un danno che poi non ti pigli la responsabilità, perché io l'ho fatto, cioè io a uno gli ho detto guarda se ti permetti un'altra volta di mancare di rispetto alla troupe pugliese, permetti, puoi mettere in macchina e andartene a Roma, perché non t'ho invitato io qui, non t'ho detto io vieni, sei venuto tu. Allora, se vieni, mantieni quel minimo di educazione che tu pretendi a casa tua, la porti qua. Perché qua hai tutto quello che vuoi a disposizione, ma se manchi di rispetto, te ne vai. Perché a casa tua tu non butti le carte per terra. A casa tua non butti uno stativo sul parquet di casa di una signora, a casa tua. Perché il danno al parquet non è più un discorso assicurativo, è anche un problema di principio. Cioè il problema vero non è... il danno è il principio del fatto che lì apre casa sua e si rende conto che la gente non ha cura del fatto che sta a casa sua. Perché poi a lei se si rompe una sedia da 40 euro, può essere pure che dice vabbè chi se ne frega, so 40 euro, è il principio dei 40, del danno, perché poi i danni sono danni che veramente, cioè non è che uno lo fa apposta col martello, sono... mancanze di quel minimo di attenzione che poi alla fine non riesci neanche a quantificare il danno, perché sono cavolate, cioè il parquet che sei scheggiato, che come lo calcoli il parquet che sei scheggiato, te lo rifaccio tutto, ma tutto, cioè ti viene una cifra, probabilmente molte signore fanno guarda a me non me ne frega niente il raschio del parquet, e il principio del fatto è che l'ho visto che ha buttato la cosa a cazzo per terra
E quindi chi lavora col territorio e fa da questa cosa è anche una delle figure che si deve far amare dalle produzioni e farti fiducia, e però deve anche tutelare il territorio dicendo tu te ne vai, qua resto io, perché se esco di casa e c'ho tutta la gente che incontro che mi bestemmia, a me sinceramente, signore, sotto Natale non mi fa piacere. Cioè, vorrei uscire di casa, come faccio? Dal 98 io non ho avuto grossi problemi. I problemi che ho avuto sono sempre stati legati a produzioni che alla fine non c'erano soldi, le comparse le pagano dopo 2 mesi e tu dici vabbè, guarda, c'ha problemi. Però sono riuscito sempre a far pagare tutti. Cioè, c'è un film dove continuo a dire che c'ero io qua a Taranto e non ho pagato nessuno, guarda, io non c'entro niente in questo film. Cioè, conoscevo il regista, conoscevo l'aiuto regista, che erano due amici, perché ero un assistente alla regia di altri film, che mi hanno chiesto delle informazioni, ma io non ci stavo lavorando. Quindi non so niente di questo film che non è stato pagato, non c'ero io personalmente. C'è il regista, aiuto, sono amici, mi chiedono due tre dritte su alcune cose, gliele dai, perché ci sei amici. E quindi questa è la figura che poi alla fine a livello territoriale ti devi caricare anche una non è solo amare il cinema, perché se lo decidi di fare qua ti devi caricare una responsabilità di rapporti del tipo capire bene sempre chi è la persona, dove vai a girare, qual è il paese, conosci bene il territorio. Io ho girato praticamente ovunque, ho girato a Massafra, ho girato a Mesagno, ho girato a Martina, ho girato a Tamburi, ho girato a Taranto Centro, a Bari, cioè non c'è buco della Puglia dove io non sono andato o per fare un casting o per girarci, credo che siano pochissimi i posti dove non sono andato. Per fortuna posso tornare in tutti i posti che sono andato, anche perché mi sono sempre esposto, anche quando alla fine la persona non ha avuto quello che gli spettava, le persone hanno riconosciuto un mio grandissimo sforzo nel difendere comunque la situazione di principio o cercare di capire e di risolvere la soluzione. C'è successo sul film, un runner ha pigliato un palo, furgone dilaniato, cioè una catastrofe, una cosa proprio... Non è colpa del ragazzo, può succedere di notte a Nardò alle 5 di mattina, un paletto basso, fa una manovra, non lo vede, lo piglia, può succedere. Sta lavorando dalle 6 di mattina alle 5 di notte, con ritmi così, oh, che gli dici, che fai, ti incazzi, che fai, lo cacci, cioè anche l'organizzatore ha detto, oh, può succedere, col noleggiatore, ma i danni, così, allora ha visto, io mi sono messa a produzione, no, sono troppi, troviamo un compromesso, perché i soldi, così, quella, alla fine ho trovato un compromesso, un mese della mia vita, dietro a sta cosa, però lo fai, non mi paga nessuno, a me non è che mi paga qualcuno, perché è finito il film per un mese, mi devo assorbire Franco di Bitonto, è il tipo di Roma, io non lo pago, quello vuole i soldi, e lì cerchi di mediare su delle soluzioni, che in questo caso per molto i soldi c'erano, e quindi bene o male era soltanto trovare un giusto, proprio che se ne vanno, che i soldi non ce li hanno, cioè produzioni che scendono e i soldi non ce li hanno, o li avranno, o forse tra 6 mesi riusciranno a pagare le troupe. Cioè, è una delle problematiche quando i film scendono a pioggia, come in questo caso, dove scendono tanti film di vari produttori, di vari casi di produzione, di vari ed eventuali personaggi, e non riescono a pagare con i tempi che poi riescono, che promettono, perché comunque tu un film, il più stupido, a budget da 800, cioè almeno quelli dove io ho la fortuna di lavorare, cioè da 800 fino a 5, 6, 7 milioni di euro. Quando c'ha 6, 7, meno male c'hai la garanzia che i soldi ci sono. Il problema è la liquidità, perché tu dici io c'ho un film da 1 milione di euro, capito? Cioè sulla carta, poi sul conto in banca c'è 50.000 euro, cioè quelli sono che forse li sblocchi anche fra un anno, la gente comunque, il catering tutti i giorni ti ha cucinato, cioè la persona ci ha messo comunque del lavoro e ci ha investito dei soldi, perché poi un conto, ci sono i servizi, come uno mette una prestazione personale e c'è chi invece ci mette dei soldi, c'è il catering, fornitori,
E lì devi sapere sempre quanto garantire al fornitore un certo tipo di rapporto. Cioè, io poi, bene o male, quando ti trovi bene con dei fornitori o delle persone che comunque capiscono quali sono le esigenze di un ufficio, cioè, è difficile trovare uno che la cancelleria dice: ah, cazzata cancelleria, chiamo il tipo la cancelleria, mi porta le penne. Il problema è che me le devi portare tra un'ora, perché quella dell'amministrazione si è svegliata e ha detto: mi mancano le penne. Ho fatto, ho capito, pure ieri, perché ti sei ricordato stamattina? E mo mi servono. E quindi tu in giornata, rismeri carta, ordine, devono arrivare mo, cioè non domani, ora, cioè proprio lei te lo dice e tu, mentre sei al telefono, c'è il tipo che bussa la porta e dice: tieni, te l'ho portati. Perché poi la mentalità è anche questa. E ti dicono pure: oh, ma voi siete lenti. Ma invece a Roma tu, cioè, praticamente sono con la telepatia ti portano le risme di carte. Sì, perché poi hanno questo sdoppiamento della personalità, cioè fanno i film a Roma e stanno tutti zitti, vengono qui e qui siamo il sud, quando prendo il caffè aspetto 2 ore, perché poi si lamentano anche di queste stronzate. Cioè, al bar però tu ordini il caffè per un'ora, quello sta lì, ancora non ti serve. Fate cosa, guarda che a Roma ci vado pure io, manco ti cacano, manco ti dicono buongiorno. Almeno il signore ti ha detto buongiorno, poi hai aspettato, ma almeno ha avuto buongiorno, almeno l'educazione te l'ha messa. Così, diciamo, come emotivamente si vive questa cosa, perché quando poi lavori a Torino non finisci mai, un film non finisce mai. Io sto ancora dietro al film di Paolo Genovese, perché poi ci sono delle chiusure, delle cose, le fatture, i fornitori, l'albergo a cui tu chiudi un accordo economico perché lo conosci, perché comunque il film non vuole spendere troppi soldi, perché lo capisci. 70 persone per 2 mesi in albergo, pagate la produzione, sono cifre che voi non potete immaginare, che quando le vedete uno non ci crede che cosa tira fuori di albergo. Cioè, 60 persone a 50 euro al giorno sono soldi, al giorno. Cioè, al giorno il produttore non ha acceso la macchina alla presa, se sono volate una media di 15.000 euro e non ha aperto i camion la mattina. Quindi hai anche tutto, quando lavori in produzione hai anche queste responsabilità, perché tu la mattina devi girare, cioè non esiste no, domani non si può girare, domani si gira, domani si deve girare, perché tenere una troupe ferma tra diarie e alberghi e stipendio, perché poi a te lo stipendio lo devo pagare, cioè non è che poi se non giri o giri, io a te la giornata te la pago, tu stai qua, mediamente sono 40-50 mila euro al giorno, 30, dipende dal film, veramente quanta gente di truppa hai, quanta gente dorme in albergo e tutto quello che riguarda, però siamo là, cioè nel senso che si partono 20-30 mila euro al giorno e tu dici buongiorno e sono già 20.000 euro. Quindi ci sono delle, ti assumi delle responsabilità, non è soltanto fare il cinema, è un lavoro, è un'industria dove c'è qualcuno che da qualche parte, che forse non incontrerai mai, ci mette i soldi, li anticipa, li butta sul tavolo, qualcuno li mette, c'è qualcuno un giorno, un bonifico all'albergo lo fa. E quindi, e soprattutto a livello territoriale, sei anche legato al fatto che poi se succede qualcosa, perché una location non te la danno, perché un permesso di bloccare una strada, ti salta la giornata, sei responsabile, ti senti responsabile, sei responsabile del fatto che sei un problema legato al territorio. Poi sono stati problemi che me ne frega, cioè tu c'hai tutto, se hai avuto un problema tuo, è un problema tuo. Cioè si incazzano pure se piove, ma qua in Puglia piove sempre, scusami, è colpa mia, mo stamattina io mi sono svegliato e ho detto, mo quasi quasi sto diluvio, glielo regalo alla truppa. Cioè qualsiasi cosa è colpa dei locali, qualsiasi problematica anche meteorologica è un problema nostro, perché dovevamo dirlo che in Puglia piove. Io dico, guarda, succede anche da noi, cioè succede, cioè, che piove. Però questo è un po' lo stato d'animo con cui tu vivi il rapporto quando scendi un film. Poi quando fai l'esecutivo, io ho fatto l'esecutivo totale, c'è il film Il venditore di medicine che ha vinto il NICE ieri in miglior film italiano negli Stati Uniti,
dove noi siamo produttori associati, perché è un film povero, è tutto un film povero, è un film, cioè, chiamato povero nel giro, però era un film piccolo, low budget, opera prima, un regista, comunque avevamo Claudio Santamaria, era un film, diciamo che adesso è un po' sul profilo del cinema che si sta producendo in questo momento, che parte dai 600 a 1 milione. Quella è la fascia dei film che, cioè, poi ci sono i film di alta fascia che sono da 2-3 milioni di euro, che sono fascia alta, che 20 anni fa erano film poveri, cioè questo è per spiegarvi come è scivolato. Sì, perché prima un film da 2 miliardi è un film povero, due vecchi miliardi di lire, cioè che gli attuali 1 milione era un film povero. Dai, come fai a fare un film con due... Cioè, adesso è un film nella linea del film cinema italiano, medio. Cioè, 4 miliardi, cioè prima erano 2 milioni di euro, che adesso, stai lì, erano un film da 4 miliardi, io ho fatto i film da 4 miliardi di lire, che dici, Madonna Gesù, e come li spendi questi soldi? Adesso è un film... Forse riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono. Cioè, è cambiato proprio la prospettiva del cinema. A parte il cambio dell'euro, lire, un po' questa cosa un po' grillina, però... Il digitale ha abbattuto i costi, abbattendo anche l'utenza del pubblico. Ricordatevi questa cosa. Ha abbassato le professionalità. Ha abbassato tantissimo le professioni del cinema e il digitale, perché quando giravi in pellicola, non potevi sbagliare. Tu adesso dovevi avere il top sul set, tu ne giravi 3, massimo 4 di take al giorno, a inquadratura, dove uscì la buona. Ora con il digitale arrivi a 38, la rifacciamo, vedi gente con la schiuma alla bocca, attori che proprio vanno lì, tentano di rianimarli, cioè giri una quantità di roba e soprattutto si è abbassata tantissimo la professionalità, perché tanto la giusto dopo, perché i direttori della fotografia fanno, vabbè, ma tanto poi in post... Poi in post l'aggiustiamo, perché poi questa, è molto meglio sul fronte sia economico e sulla quanto tu giri di quantità di roba, quindi puoi girare più roba, però è anche vero che la professionalità si è abbassata, perché un aiuto operatore era l'aiuto operatore, non è l'aiuto operatore di oggi. Cioè, il produttore di oggi un po' fa pure, cioè, conosco le ottiche, conosco le cose, cioè, nel senso che comunque gli aiuto operatore prima cambiava il magazzino, cioè apriva la pellicola vergine, riempiva il magazzino, te lo portava, riprendeva il magazzino, cioè io, ma manco se mi pagavi con i lingotti d'oro lo andavo a fare, perché se sbagli è buttato una bobina di pellicola. Non quella vergine, chi se ne frega, 300 euro, il girato. Mo, l'aiuto operatore è una figura che in molti casi dicono pure, vabbè, l'aiuto operatore non lo prendiamo, è inutile l'aiuto operatore, cioè non serve, perché siamo in digitale, che serve l'aiuto operatore? Che fa? Carica le batterie, prende le cose, cioè stringiamo, è una delle figure che già ora le tagli, c'è un truppo piccola, chi faccio fuori? L'aiuto operatore, prendo il video assist, che tanto alla fine, mo, il video assist non è che si mette lì, rec e play come i DJ dell'epoca con i nastri, le cose, cioè sull'hard disk, sulle cose, se puoi, e da una mano carica le batterie e passa alla cassa ottiche, che fa un po' una malavolanza del reparto. Poi se è bravo, conosce le ottiche, le pulisce, le fa, le prepara, destra, sinistra, è ovvio che è un aiuto per un reparto, perché più è preparato e più agevola il reparto fotografia. Però in teoria su una troupe piccola va a casa l'aiuto operatore e l'operatore. Focus puller, che comunque focus puller, che poi è l'assistente operatore, che poi è diventato focus puller perché il digitale ha inventato il focus puller, che fa solo i fuochi. Perché prima c'era l'assistente operatore, era il responsabile della macchina, la settava, la limava, la provava, controllava il pelo. Controlla, cioè
se la macchina non era limata bene, cioè l'assistente operatore tornava a casa a piangere, se la pellicola usciva col pelo, l'assistente operatore aveva finito di lavorare, se era limata, perché prima rischiavi che si tagliasse la pellicola, perché se rischiavi che venisse, si tagliava, cioè nel senso che se non era allineata bene la pellicola si tagliava o c'era il famoso pelo che era dovuto all'energia elettrostatica che avvicinava i pelucchi, i maglioni, la polvere. Era l'assistente operatore, ora è diventato focus puller, però l'assistente operatore di prima era tipo il cecchino dell'esercito, prendeva la macchina presa, la smontava e la rimontava, che era in magazzino, alla Paralight, alla Movie People, al fornitore, alla Division, dove l'andava a prendere, se la smontava, se la rimontava, la provava, la tarava, controllava che tutto funzionasse, perché era meccanica, una macchina perfetta. Era l'assistente operatore. Adesso è diventato focus puller perché alla macchina c'è il DET, che è il responsabile della, che ha fatto il corso alla AR, alla Sony, alla Tizio e Caio, produttrice della macchina, che cambia i settaggi della macchina. Fotogrammi, esposizioni, destra e sinistra, ora c'è, cioè, parliamo proprio del macro sistema cinema con tutti i soldi, c'è, cioè, Garrone, io ho fatto Garrone, il film ultimo di Garrone che ha girato qua, io ci ho lavorato, era, cioè, un'impostazione da film americano, c'è, cioè, il direttore della fotografia di Cronenberg, di Rocco Horror Picture Show, con, cioè, e c'aveva tutto il suo bel reparto e c'era uno soltanto che settava la macchina, che è una figura nuova che è nata da poco, quindi il digitale proposto costo personalmente, cioè, ha aumentato una figura che prima non esisteva, che era il DET, uno che sta lì col monitor che setta la macchina, parliamo proprio nel macro sistema, ha aggiunto una persona in più che prima non esisteva, quindi io ci penso certe volte, ma alla fine conviene fare il cinema in digitale? Se aggiungo una persona sul set, albergo, mangiare, settimanale, rotture di coglioni che ti dà dalla mattina alla sera, hard disk, destra, sinistra, sicuramente ti garantisce il fatto che il digitale sto più tranquillo, faccio i backup, ho 4 hard disk, uno lo metto a casa della nonna, l'altro lo metto e lo spedisco a Roma, uno lo metto in cassaforte e uno lo tiene l'organizzatore lì. E quindi la giornata di lavoro, tranne se veramente non è entrato un virus, cioè la sfiga proprio assoluta, un hard disk si salverà dallo tsunami. Cioè, per dirti, però fondamentalmente una macchina grossa aggiunge una figura. Poi la post-produzione va benissimo, poi post-produzione io non devo avere laboratorio, sviluppo, negativo, le mazzi, l'insicurezza finché non la vedo, il giornaliero che mi arriva dopo una settimana, quindi vedo quello che è girato. Ha alleggerito la sicurezza sul girato, ma non ha alleggerito, secondo me, i costi. Parliamo sempre della fascia alta, io parlo di cinema, come industria cinematografica, con tutto quello che il cinema chiede. Cioè, il direttore di fotografia, l'operatore, il focus puller, l'aiuto, il video assist, il DET, e già sono 6. Più un furgone macchina da presa e più un autista del furgone. Quindi questa è la dinamica. Poi è ovvio che il digitale, quando scendo di truppalo, l'aiuto regista a casa. L'operatore, l'aiuto operatore, niente. Operatore, vabbè, il direttore fotografia, comunque facevi l'operatore prima, cioè fai l'operatore, cioè vienici incontro. Il focus puller fa anche da assistente alla macchina se la setta lui, e hai un DT che è un data manager che prende, fa gli scarichi, fa i backup, fa gli hard disk e può farlo uno smanettone qualunque, uno smanettone pensante, diciamo, cioè uno a cui, cioè, anche lì se l'ha già fatto, però diciamo non è una cosa proprio, c'ha la laurea, cioè, sì. Cioè, io sui corti l'ho fatto io, data manager, cioè facevo produzione, siamo lì, arrivavo il girato, prendevo, mi sono comprato il mio softwareino
che fa tre backup in contemporanea e me li controlla tutti e tre se i backup hanno degli errori, c'è proprio un software proprio che si compra, costa $50. Alexa, perché è marchiato Alexa, backup Alexa, una cosa del genere, è proprio un software che si compra negli Stati Uniti, si paga in dollari, che fa... No, lo fa per tutto, si chiama Alexa, perché così lo fa per tutto, cioè nel senso lui prende il materiale dalla scheda, te lo trasferisce su tre hard disk e nelle tre copie te lo prende, ti controlla il materiale e ti dice se c'è un errore. Cioè c'è un errore nella copia, cioè proprio te lo analizza e ti arriva, metti una mail e arriva al laboratorio una specie di file che ti dice quello che è stato scaricato in quella cartella quel giorno in quell'hard disk. Quando arriva all'hard disk, quello da quel file sa cosa c'è in quell'hard disk e come è stato scaricato e se è tutto a posto. Cioè arriva la mail direttamente a... al laboratorio di post-produzione che io ho fatto quello scarico. Forma molto artigianale, molto semplice, cioè niente, non è fantascienza, cioè è una cosa semplicissima. Lo puoi fare anche a mano, cioè prendi, copia e incolla. Cioè. Boh, sto facendo una filosofia, io l'ho comprato perché mi serviva. Perché su un film ce l'avevano chiesto, insomma, l'avevo comprato, ho detto, ma me lo compro, $50, costa per servire la vita. Quindi questo è il... ci siamo persi su questo, siamo finiti a parlare di altro. Per quanto riguarda invece il discorso di figura professionale, le cose principali che bisogna sapere veramente, che io lo dico a tutti, a parte parlare molto poco sui set, cioè far finta che non, io ormai lo fa, io parlo tanto, ormai a me non frega più niente, però in generale sui film, e conoscere le regole basi. Cioè noi qui giriamo, le regole basi di quando si viene a girare in diaria, perché quando loro scendono, tu giri in diaria, sempre a noi ci entra che non ci va la grande perché giri 6 giorni, mentre a Roma tu giri 5. Cioè a Roma la settimana lavorativa è di 5 giorni, la settimana in diaria è di 6, che hai il sabato, ve l'hanno spiegata questa roba? Vabbè, comunque in generale tu hai la settimana lavorativa per un lavoratore dello spettacolo nell'ambito della produzione cinematografica è di 5 giorni, la settimana lavorativa, 5 giorni di 10 ore al giorno con un'ora di pausa. Cioè proprio le informazioni basi, io faccio cinema e ti dicono vabbè a che ora è pausa, senza che uno inizi a dire... e vedi gente che guarda, cioè come se fosse scritto sulle pareti. Le giornate sono di 10 ore con un'ora di pausa, 9 ore pulite lavorative. Da lunedì al venerdì, se giri a Roma, ma non se giri a Roma, se la sede legale della casa di produzione, cioè se io giro con la Dinamo Film un film a Bari, io mi sto muovendo troppo, scusi, a Bari, io devo rispettare la settimana normale, 5 giorni, perché la sede legale della casa di produzione è della stessa identica location, quindi non ho dei dipendenti assunti fuori dalla sede di lavoro. E quindi di Bari, giro a Bari, non sono fuori la sede di lavoro, perché la diaria non è legata al fatto dove vado a girare, dove è la sede legale. Siccome loro sono la sede legale a Roma, quindi hanno assunto dei dipendenti che sono fuori dalla sede di lavoro, che è in via Nomentana, numero tal dettagli. E lì lavori in diaria dove tu hai la settimana, 7 ore compensative che dovrebbero essere in teoria il recupero del viaggio giornaliero che tu hai da albergo, ti fanno un calcolo, insomma sono 7 ore dove tu comunque vai la settimana in diaria e recuperi 7 ore, che si chiama un continuato francese, si chiama il francese, l'orario francese, si chiama francese, ma cioè proprio non so neanche io da dove nasca questa cosa, si chiama il francese, 7 ore francese, alla francese, però le 7 ore continuato. Perché non hai la pausa, è un continuato, non c'è la pausa perché in teoria si fa il calcolo che l'ora di, tu dovresti lavorare di 9 ore, la pausa va in coda e mettendola in coda tu
7 ore continuate c'è una mancata pausa, quindi io invece ti recupero un'ora, quindi lavoro 7. Cioè perdo 2 ore della giornata mettendo la pausa in coda. Mettendo la pausa in coda ho 2 ore, perché una mancata pausa sono 2 ore di straordinario. Io non ti pago le 2 ore di straordinario, ti mando a casa 2 ore prima. E diventa un continuato. Con l'eventuale, perché tu c'è la mancata, fai 7 ore, non le puoi fare continuate, quindi tu hai una mancata pausa che io la metto in coda, quindi diventano da 9 ore 7, perché ci recuperi 2 ore lavorative non facendoti fare la pausa, e poi vabbè la decima ora che sarebbe la pausa, 7 te ne va. Questo è quello che tu dovresti sapere come lavoratore dello spettacolo, e che comunque il romano elettricista lo rispetta come se fosse la Bibbia, l'ultima versione della Bibbia scritta. Cioè, ti garantisco che, cioè, ho visto elettricisti che prendevano la busta paga all'amministratrice, guarda che qua hai sbagliato i calcoli. Lì faceva, ah è vero, cioè capito, ah, cioè, a dire i contributi sono sbagliati, cioè, analizzavano le buste paga, dice rifalla che è sbagliata. Cioè, parliamo di gente che su questo hanno un livello di preparazione che manco un legale del cinema. E quando siamo in diaria, noi normalmente ci troviamo con la diaria, cioè con la settimana di diaria, che a noi la diaria non spetta perché siamo locali e quindi a noi non ci pagano la cena, non ci andiamo a casa e mangiamo ognuno a casa. Che significa che comunque tu lavori anche il sabato. Il sabato, che fondamentalmente, per tranne alcuni ruoli che possono essere elettricisti, macchinisti, ma tutto quello legato a regia, scenografia, produzione, costumi, dipende da come è organizzata la giornata, non ne fanno mai 7. Cioè quando tu in diaria uno di produzione qui fa 10 ore di 7, uno di produzione o un locale che lavora come supporto all'organizzazione ne fa 14, 2 ore prima e 2 ore dopo, se è andato tutto bene, se è una giornata semplice. Altrimenti io ho fatto un sabato che ho fatto 15 ore di lavoro, un sabato che dovevo lavorare 7, cioè sono alzato io e l'altro ispettore di produzione di Roma, siamo alzati la mattina alle 6, siamo tornati che praticamente manco me lo ricordo quando siamo tornati, cioè che gli altri stavano cenando, già con la doccia, partita di tennis, piscina, cioè. Quindi e questo è una della fatica di fare per noi il lavoro, e poi soprattutto noi te ne torni a casa dove nessuno ti ha rifatto il letto, perché non sei in albergo, la cena, non c'è il ristorante e te la cucini tu, è proprio a distruggere. Immaginate, per questo lo devi veramente amare. Per questo è proprio parte della tua vita, cioè non te frega niente di tornare a casa e dire mo ho fatto 16 ore di lavoro, mi devo cucinare. Cioè è proprio la tua vita, cioè la tua vita va così. Cioè, la colazione, non c'è il bar, io mi faccio la macchinetta, me la faccio la mattina e vado sul set, oppure esco e se trovo un bar aperto all'orario che esci ti fai colazione. Cioè a Nardò io la mattina ti svegliavi, il caffè era un ricordo, verso le 10 aprivo un bar, quindi stavo dalle 6 fino alle 10 con la faccia che proprio non sapevi dove metterla. Vabbè, poi la macchinetta, che poi lo sbattimento di andare lì, dicevo il caffè, tutti i bar sono chiusi, vado e mi monto la macchinetta del caffè, pigla costi, anche la sprolungo, metti la spin, metti l'acqua, riscalda la macchina, metti la cialla, dici ma va. Vado al bar. Vado al bar, faccio prima. Quindi questo è un po'. Però le cose che uno le deve sapere, perché lì si capisce quando uno fa questo di lavoro. Sa delle cose minime che ti confronti con una troupe e non fai la faccia di quello che dici, ma questi che stanno a dì? Cioè la pausa si fa tra la quinta e la sesta ora. Non puoi superare la sesta ora di lavoro perché è mancata pausa, quindi 2 ore di lavoro conteggiata come 2 ore di lavoro in più. Quindi tra la quinta e la sesta ora, se tu in convocazione alle 8, 9, 10, 11, 12, l'una, tra l'una e le 2, devi fare pausa. Non la puoi fare neanche prima dell'una, perché poi c'è una mancata pausa in coda.
cioè 6 ore dopo, poi lavoro 6 ore. E le fasi intermedie, branch, cose più. Sì, quello è. Quello, quando sei impiegato pubblico. Quando sei impiegato pubblico ti fa il brunch e tutto quello che si. Quindi invece quando fai le 7 ore c'è il panino, ognuno si ferma, si mangia il panino o tu fai un running lunch veloce, fai una cosa, man mano che uno si lavora, e tanto un 2 minuti mangia una cosa, tanto fa 7 ore, che io preferisco molto di più, cioè fare continuato, perché tu alzi, arrivi lì, finisci la giornata e te ne vai a casa. È finito, mangi una cosa, ne vai a casa, è finito comunque alle 7, alle 15, è finito. Infatti il notturno, il giorno notturno è veramente... Notturno è una cosa più figa che ci sia. I notturni sono le cose più divertenti. Però anche lì... Alle 4 di notte potrei andare a casa. Andare a casa, cioè... Cioè, svegliare, no, il problema è che quando lavoro in produzione, io sull'ultimo film facevamo le notti, finivo alle 6, alle 10 stavo in ufficio, cioè andavo, facevo finta di appoggiarmi, mi alzavo la doccia e alle 10 di mattina, massimo 10 e mezza, stavo in ufficio di produzione, aprivi, iniziavo a lavorare per la giornata perché la truppa arrivava alle 15, alle 16 e quindi tu alle 10:30, 11 dovevi stare già operativo, perché un po' di cose dovevi fare, un'oretta vuoi pure mangiare pure tu, se ti capita ce la metti durante la giornata, e il pomeriggio comunque tu lì, che alle 3:30, alle 4, alle 3 arrivano gli autisti, 3:30 i costumi, poi arriva quell'altro, arrivano la spicciolata, poi arriva la truppa, il regista, quanto, le 4 sei arrivate, e ritiri avanti fino alla mattina dopo. Quindi lavorare a livello di Puglia o di territorio, stando qui per noi, e fisicamente ti stanchi. Cioè, proprio io ho visto gente crollare, ho visto gente che ha fatto 2 settimane, ho detto no, ma non è lavoro mio questo. Ma serio, hanno iniziato i film e ho detto, ma voi siete matti, voi che ci avete l'acqua in testa. Io l'ho visto, gente che aveva tantissima voglia di fare cinema. Poi arrivi lì e dici, ah, io faccio l'assistente alla regia, ma è bravi, a prendere il caffè agli attori? Vai a fare le fotocopie, vai a preparare gli stralci, fai l'assistente alla regia, sì, vedi quella strada lì in fondo, a me dai una mano, valla a bloccare. E ti fai dalle 8 alle 18, che poi sei l'ultima ruota del carro, fai pausa e nessuno ti si ricorda di avvisarti, tu sei ancora lì a fare i blocchi, a dire alla signora di uscire da casa. Cioè, o se fai il runner ti succede, cioè se fai il runner di produzione la domenica, dici ah che bella la domenica, guarda che partono gli attori con l'aereo perché vanno o perché tornano gli attori, quindi la domenica devi andare all'aeroporto, dove? A Brindisi, cioè, oppure stai a Cisternino, dove? A Bari, cioè non è che dici che poi noi giriamo nelle grandi città. Giri sempre in situazioni, Martina Franca e Nardò, Martina Franca, ah beh è semplice, è così, allora Albova arriva alle 18 di domenica, chi va? Vedi gente che fugge, gente che si nasconde, che si dà malata, certificati medici, dici domenica, oh mio. Tutto vero Albova. All'aeroporto di Brindisi, che sembra, cioè nella logistica generale uno non valuta tutte queste problematiche. Perché poi sono gli attori che dicono, io domenica voglio partire, a che ora? Alle 7. Di mattina. E tu dici, scusa, ma tipo, si sta bene in Puglia la domenica, si faccia una passeggiata, cioè, al mare, cioè, ti fai un giro così, ma perché devi partire? No, perché lunedì ho un appuntamento, quindi parto domenica alle 7, torno lunedì sera alle 23. Ti dici, scusa, ma io c'ho la gente sveglia dalle 6 del mattino, finiamo alle 19, alle 23 chi ti mando? Un runner. Semplice, perché i runner poi sono, li metti sotto carica quando tornano in pausa, li attacco a una presa. Cioè, alle 23, dove? Aeroporto di Brindisi. Anche da Nardò, dov'è? Aeroporto di Brindisi. Quindi aeroporto di Brindisi significa che tu c'hai 40 minuti, 50 minuti, perché Martina Franca, aeroporto di Brindisi, sono 50 minuti, sì. Secchi,
50 un'ora, e tu quando alle 23 devi stare lì, alle 23 devi stare lì, poi c'hai l'aereo che arriva ovviamente in ritardo, perché a Brindisi si arriva puntuale un aereo, la tromba, cioè proprio festeggio, vedi i trenini. Come li calcoli questi? Come si calcolano questi extra? Dipende dalle produzioni, dipende dalle possibilità, o dipende da paghi la giornata? Dipende, perché poi la domenica c'è sempre qualcosa da fare. Quindi o dici a uno, dici, ma ragazzi, vi paghiamo la giornata, però la possiamo pagare solo a uno, o vi paghiamo un extra, o dipende, cioè, perché poi fondamentalmente, tipo su questo film, avevamo 15 attori che sembravano agenzie di viaggi, quello parte, quello torna, il produttore arriva domani mattina alle 5 con la cosa, poi quelli lì, cioè, e la domenica comunque ti organizzi secondo... Però in generale è inquantificabile, perché poi alla fine non è neanche più un discorso è un discorso proprio di fatica, e quindi facciamo il turnover, cioè tipo i calciatori, allora domenica lavori tu, domenica lavorano quei due, la domenica scorsa ti riposi, gioca quell'altro, poi quell'altro, te ti mettiamo in difesa, giochi solo il pomeriggio, e inizi a fare dei calcoli forfettari, cioè nel senso che è inquantificabile, anche perché... Per un transfer di pomeriggio e di domenica, non è che uno li può pagare la giornata, uno. Cioè a quel punto chiamo un NCC. Allora dici, guarda, ti pago a te, invece di pagare l'NCC, perché poi sono tutti ragazzi che non hanno bisogno di lavorare. Allora dici, che poi facciamo? Vuoi lavorare domenica, ti pago una mezza giornata, ti paghiamo, chiamiamo un NCC. Io te lo chiedo perché so che vieni, perché hai bisogno di soldi, quindi la domenica pomeriggio, se non c'è niente da fare, stai qua. Ti guadagni comunque una 60 euro, una 100 euro, te la guadagni per andare all'aeroporto o fare veramente due commissioni di domenica, ti guadagni una 100 euro, che tanto lo devo dare a un privato che va con la macchina, e i ragazzi poi meno male decidono, cioè molta gente dice sì, perché comunque di domenica sto lì al pomeriggio, mi guadagno 100 euro per andare a prendere, cioè Giulia Michelin all'aeroporto, ti fa pure piacere, ti picchi caffè con Giulia Michelin, ti fai la chiacchiera, cioè non è che vada a scaricare i mattoni. No, ma tu dicevi la passione per il cinema, ma c'è anche il fatto che comunque stai lavorando. Comunque stai lavorando, e comunque la passione, per i primi tempi il cinema lo vedi col cannocchiale, cioè proprio, non è che vedi il set, che dici, ah che bello il set, bravo l'hai visto, vai là. E c'è una transenna che bisogna controllare. Io i primi film, cioè, a parte aver fatto il casting e comparse, ho seguito comparse per tanti anni, ho fatto film come comparse, mi sono sempre stradivertito, ma non c'ho più la forza, la verità, infatti c'ho delle persone che vanno al posto mio perché io non c'ho più l'età. Perché proprio mi diverto, ho fatto il film di Garrone con tutto il cast, era un film difficile, era un film... convocazione alle 5 di mattina per girare alle 12. Sì, una cosa da... cioè, sì, era un film in costume, tutti in film in costume del 600 con abiti e trucchi. Abbiamo girato. Sono due giorni di riprese. Era un film con effetti speciali, orchi, streghe, maghe, cioè era una cosa, era un fantasy horror, c'è cioè una cosa con Vincent Cassel, Salma Hayek, cioè parliamo proprio di una cosa dove hanno fatto un mega filmone italiano come quelli dei vecchi tempi, cioè proprio il cinema del vecchio stile. L'ho fatto perché comunque c'è cioè Garrone. No, Salma Hayek chi se ne frega, cioè... perché c'è Garrone, perché comunque l'organizzatore in quell'occasione è un mio caro amico, mi ha detto guarda, lo fai tu, ma ci devi essere tu. Cioè io voglio stare tranquillo che ci sia te lì, che so che succede un casino, voglio la tua testa. Ho detto va benissimo. Perché mi ha detto voglio te perché so che ci sei tu, perché sto tranquillo, perché lavoriamo da più di 10 anni che ci conosciamo, abbiamo fatto film difficili, con lui ho fatto La Terra, con lo stesso organizzatore, cioè 900 persone in processione della Terra, sono state 2 settimane di riprese per fare quelle scene tutte le sere, vesti tutti, mettili in fila, prendi la statua, togli la statua, metti la croce, togli la croce, cioè e quel scalzo, cammina, avanti, torna indietro, vai avanti tutta la notte.
te lo voglio dire neanche cos'è stato, cioè io ringrazio il Signore che l'ho fatto 10 anni fa, perché mo non l'avrei mai fatto, io non andavo a dormire, finivo alle 7, alle 9 stavo in ufficio, per tutta la parte amministrativa, burocratica, collocamenti, minori, permessi di minori, via Brindisi, il bambino, autorizzazioni, ispettorato, perché poi c'è tutta questa problematica legata ai territori, cioè che è tutta la documentazione che il cinema è una parte amministrativa che è una cosa da, proprio da che c'è gente che vuole buttarsi dai ponti, cioè proprio quando inizia a dire, allora codice fiscale, IBAN, collocamento, fotocopia del documento, il giorno prima bisogna collocare, quindi mi devi dare il nome il giorno prima perché se no tu il giorno dopo non puoi lavorare, cioè una cosa da impazzire che proprio vuoi ucciderti, soprattutto per la gestione dei giornalieri, i giornalieri come le comparse sono in mano ai locali, cioè tutto quello che è la manovalanza giornaliera, l'elettricista aggiunto della giornata, il manovale, l'aggiunto di scenografia, il manovale di scenografia, l'elettricista, il macchinista, l'aggiunto costumi, l'aggiunto trucco, l'aggiunto runner, tutto quello che è il giornaliero è in mano alla troupe locale, con assunzioni, collocamenti, a livello amministrativo e garantire anche la persona che chiami, perché quella mattina poi deve venire, perché dopo che mi hai fatto sbattere 2 ore, mandami il collocamento, mandami il documento, dammi il cedolino e dammi quell'altro, questa persona che chiami devi garantire A che venga e B che sia all'altezza del fatto che viene e faccia anche un lavoro che nessuno si possa lamentare. Perché poi a lamentele sono i primi della lista, perché comunque pagano nel cinema, mo, togliendo i problemi economici o no, comunque una giornata nel cinema più sali di livello, comunque si paga, cioè nel senso che comunque una giornata nel cinema, comunque un manovale prende 100 euro, che qua un manovale nell'edilizia ne prende 40. La comparsa prende 86 lorde, 75 euro nette, che comunque, sinceramente, se facesse la comparsa tutti i giorni, io facevo la comparsa di professione, arrivi là, c'ho il caffè, mi vestono, passa, e passa una giornata a passare, fai avanti e dietro sul tuo marciapiede, avanti e dietro, oppure ti sei seduto, fai finta di mangiare, fai finta di parlare, pagato per fare finta di parlare. Sinceramente non è proprio una cifra che proprio te la stai sudando, a parte il tempo, viene pagato il tempo, il tuo tempo per stare là, fermo e zitto, e fare quello che ti chiedi di fare il regista. Cioè, quindi non c'è neanche tanto da lamentarsi. A pausa ti danno da mangiare, vuoi la bollinetta d'acqua, c'è la bottiglietta d'acqua, vuoi il caffè, c'è il caffè. Cioè, che vuoi di più c'è dalla vita? No, in generale, e anche lì sei sotto la responsabilità comunque dei locali, delle persone che chiami, anche chiamare in un certo modo, anche un territorio come il nostro, cioè io ho iniziato quando il cinema non esisteva, cioè proprio tu dicevi il cinema, pensavo fosse, ah è arrivato Telenorba, no, è arrivato, no, è il cinema, 10 ore, non 2 ore, vieni, fai la cosa e te ne vai, è 10 ore, devi stare là, zitto, lavorare, fai la comparsa, stai qui 10 ore, fai quello che dico io, sei assunto, pagato, fai quello che dici il regista, buono, fermo, devi andare in bagno, devi avvisare, devi fare quello che devi avvisare, c'è l'attore famoso, non devi rompere, cioè mantenere l'equilibrio è un posto di lavoro, comunque un posto di lavoro, comunque un cantiere, perché il set è dichiarato come cantiere itinerante, ma è un cantiere, cioè ti faccio male, cioè in teoria dovrebbero stare tutti con, in teoria, col caschetto e con, cioè già me lo vedo il regista col caschetto, cioè però tutti col caschetto, non tutti, ma solo determinate figure dovrebbero avere scarpe antifortunistiche e le maestranze, l'elmetto ovviamente è una cosa che secondo il tipo di cose che stai facendo, cioè dipende dove giri, cioè lì cambia secondo la location, cioè per esempio la location a rischio e la location tipo stai a Piazza in Ardò, cioè con l'elmetto è ridicolo, cioè, al massimo mi cacca un colombo, cioè nel senso che veramente, cioè non, che cosa può succedere? E tutto questo è legato a una responsabilità, anche far arrivare delle persone e dici io chiamo lui,
fare la comparsa, lui deve avere tutte le informazioni che riguardano cosa deve fare, perché poi il capogruppo è responsabile della sicurezza delle comparse, cioè firma un documento, dice lui ha messo al corrente tutte le comparse sulla sicurezza del lavoro legate al cantiere. Se uno si fa male, il responsabile è il capogruppo, a parte la società e tutto quello, però chi ne risponde sul fatto che lui ha fatto qualcosa che non doveva, si è fatto male perché... E lui dice, ma a me nessuno me l'ha detto. Il responsabile è il capogruppo, ne risponde comunque il responsabile della sicurezza delle figurazioni legate a queste cose. Quindi tutto il rapporto con il locale è che tu fai arrivare uno e dici, guarda, funziona così, dieci ore... Cioè, arrivato, mettiti la croce e stai là buono e fermo. Poi è sempre una gita, sempre ti diverti, poi ci sono le giornate dove ti annoi, le giornate dove ti diverti, giri in spiagge, al locale, nei posti assurdi, cioè io giro in posti assurdi, cioè dove tu dici ma a me, ma oggi, ma perché mi devo passare una giornata nell'inferno totale o ti fai 10 ore sull'autostrada col sole a piombo d'agosto a bloccare, a rallentare le macchine, a girare le scene. Ti giuro che torni la sera che non tanto ragioni. È veramente, e il giorno dopo devi essere lucido, cioè farsi una giornata nelle saline. L'altro giorno dicevo, ma qual è stato il tuo set più difficile? Le saline. Le saline Margherita di Savoia, dalle 7 di mattina alle 20. Ero praticamente la pelle, me la potevi togliere, cioè proprio così da dosso, ero ustionato perché mezzo al sale, l'unica cosa buona era i polmoni aperti, perché il sale è proprio, cioè, proprio, cioè, è distrutto, cioè non c'erano occhiali da sole che ti salvava, cioè proprio bianco, immagina, tu eri un deserto bianco di sale, agosto, alle 12 era un forno a microonde, cioè aspettavi che si aprisse uno sportellino di un forno a microonde, diciamo esco. Al tramonto, ovviamente, fosforescente, avevi, cioè zanzare che dovevi fare così, cioè non potevi parlare che ti entravano in bocca, ma serio, cioè nel senso che là, tutto là, ovviamente sono saline, c'è acqua morta che sta lì, cioè io me lo ricordo come una giornata dove dici Madonna Gesù, non vi riceva mai questa giornata. Invece un videoclip per Mango, fra l'altro, una cosa anche semplice, fra l'altro, un videoclip con Mango che cantava in mezzo a sto deserto di sale. Una tragedia, in una cava a Gravina di Puglia, credo, cioè penso di aver mangiato tanta polvere nella mia vita, cioè non c'era salvezza, cioè giornata ovviamente di vento, cioè in questa cava, e c'era polvere ovunque. E tu lì inizi a ragionare, veramente, anche perché tu sei un supporto per le produzioni, cioè veramente per tutta una cosa, come ci arrivo già alla cava, se arrivi con i camion, non ci arrivo, serve una petta, serve il manovale, serve quello. Lì, vai al proprietario della cava, ce l'hai un mezzo per arrivare giù con questo, si posso andare giù, valutare anche le norme di sicurezza di ogni location dove tu porti, quando fai il location, non è che scegli, ah serve una casa, e dici vabbè, cioè, la casa di mio cugino è troppo perfetta, arrivi lì, porti il regista e dici, ah no, è questa la casa, poi arriva l'organizzatore e fa, senti la prossima volta cambia lavoro, perché il nono piano senza ascensore io qui non ci posso girare. Quindi anche nel rapporto della professionalità ci sono dei criteri tecnici che tu devi sapere, sia quando tu lavori con le persone, il cast, a livello umano e anche a livello di forniture e di location. Tu dici c'è una casa, è perfetta, è quella proprio scritta del film, vado lì, cioè, perché molta gente si improvvisa, dice no, c'è casa di mio cugino, è perfetta, che si inventa, si mettono in mezzo, fanno cose, dice vabbè, ho capito, la vedo prima io, e poi la faccio vedere il regista, no ma fa vedere il regista, gli piace una, cioè la vedo prima io e ti dico se possiamo proporla, perché poi alla fine quello che succede è che comunque tutto il cinema è un lavoro dove tu non fai un cazzo fondamentalmente, cioè non è che c'è bisogno di una laurea, cioè non è che dici io prendo la laurea in ricerca location, devi sapere minimamente
architettura, cioè periodi storici, tutto quello che vuoi, poi col tempo lo impari, poi c'è comunque un location manager che comunque quello che fa il location manager è a parte anche una cultura di scenografia e di storia architettonica, perché viene, normalmente i location manager vengono da accademie o sono architetti che si mettono, che comunque hanno un bagaglio per dire serve una casa inizio Novecento con porte così, pavimento così, con queste caratteristiche, faccio un film d'epoca, quindi servono delle location che corrispondino a quell'epoca, cioè io non lo sapevo che all'inizio del Novecento non c'erano le grondaie e ogni volta che andavo un cazzo di paese, queste cazzo di grondaie, ho detto senti, tieni, perché non esiste, non esiste un cazzo di paese dove non stanno le grondaie, stanno ovunque, con la scenografa, ma ci sono le grondaie, ho capito, dal 40 in poi le hanno messe le grondaie, io che fa, le smontiamo tutto il paese, le grondaie, cioè. Sì, signore, il problema è sempre legato a A, chi lo fa? B, le rimontano? Questo è il problema, signore, cioè che vuoi, c'è quello che non si ricorda mai e ti chiamano dopo una settimana, ma le grondaie? Non te le ha montate nessuno? Che lì già scatta l'ansia, va bene, te le faccio smontare, ma poi mi garantisci che le rimonti? E tu fai, no, ma non c'è problema, lo sai che all'80%... non te le montano le grondaie, devi stare lì a incazzarti e dire venti, mo le grondaie me le monti, ma è finito l'orario, è un problema che non mi riguarda, le grondaie me le rimonti. Fra l'altro in molte situazioni, ma c'è gente che dice, ma a me che me frega che mi smonti la grondaia, sta là dal 40, mo arrivi tu mi vuoi smontare la grondaia. Cioè, il rapporto non sempre lo puoi fare perché il proprietario non vuole o perché comunque sono grondaie che se le smonti non le rimonti più. Cioè, perché se ne vengono, cioè se nei centri storici se li vai a toccare molte grondaie, eppure sono state cementificate in mezzo, hanno fatto lavori architettonici assurdi. Sì, cioè, poi signor, una strada del centro storico ci avrà almeno 200 grondaie, cioè devi andare una settimana prima a farlo. Per dire, oppure quando cioè, cammini e poi lì sa veramente, cioè, ho fatto questo corto ambientato nel 1926, l'uccisione di Divagno, che ho seguito io organizzativo, Pozzo Nero non c'era, cioè il tombino è venuto dopo. Tu come fai? Dove la chianca, che poi sono quelli, ma questa chianca è stata messa dopo il 40, ha fatto capito, una chianca, cioè mo, lo spettatore si dice, la chianca del 40, significa che proprio... Allora, poi impari tantissimo, perché io poi non ho fatto studi di accademia, cioè ho imparato col tempo, perché poi man mano sono molto curioso, e quindi la grondaia, il Pozzo Nero, il carro, le epoche dei carri, i carri quelli tutti dipinti, il traino classico, quando sono stati dipinti dal 45, dal dopoguerra in poi, prima del dopoguerra non erano dipinti, ovviamente, come lo volevano? Non dipinto, non si trovavano, cioè, c'è tutto un lavoro di ricostruzione, quando fai i film d'epoca è molto divertente, poi impari tanto, perché poi più lavori sono diversi più impari, cioè quando fai i film in costume, epoche, carrozze, i vestiti, i cambi di tessuti dall'epoca, la serie di menate che poi il pubblico non se ne accorgerà mai, nessuno sa che prima del 36 non c'erano le grondaie, signor, cioè chi lo sa? No, non c'erano le grondaie perché cadevano, era una caduta. Vedevamo stamattina tutte le varie figure della produzione esecutiva, quindi siamo passati dal produttore esecutivo, poi c'era il direttore di produzione, ispettore di produzione, quindi sentendo l'organizzatore. L'organizzatore, allora, l'organizzatore è come la parola dice, l'organizzatore, sì, cioè nel senso che è la figura, perché... Bisogna un po' distinguere, perché l'organizzatore è come figura di collocamento, parliamo proprio di parti legali, come persona di collocamento, assunzione, non esiste. Ha lo stesso livello che il 7B,
o il settiamo, non mi ricordo, il livello, il settimo livello comunque, perché poi c'è il 6A e il 6B, il settimo livello, esiste il direttore di produzione. Non esiste l'organizzatore. Infatti viene collocato a livello di dichiarazione all'ispettorato del lavoro come direttore di produzione. Perché in teoria c'è il produttore esecutivo, cioè il discorso è che c'è il produttore esecutivo, l'organizzatore e il direttore, che sono tre figure che possono essere, cioè puoi avere il produttore esecutivo e avere il direttore, e quindi il produttore esecutivo si assume le responsabilità di un organizzatore, quindi fa le cose dell'organizzatore, oppure non hai il produttore esecutivo, hai l'organizzatore e il direttore. Il direttore normalmente resta come figura. L'organizzatore e il produttore esecutivo possono essere due ruoli che possono esserci o essere accorpati in una figura sola, che la puoi chiamare produttore esecutivo o organizzatore, dipende come è collocato all'interno della società. Cioè, se sono io Dinamo, prendo un film e lo gestisco io come Lello Petrone, Dinamo Film, un film, e quindi non metto l'organizzatore, metto il direttore di produzione, in quel caso sono produttore esecutivo. Perché sono anche proprietario della società che lo esegue, quindi sono produttore. Se invece io non lo voglio, lo affido a lui, fammi sto progetto, io sono comunque produttore esecutivo della società di esecuzione, e lui diventa organizzatore, perché organizza per nome e per conto della mia società, ma non è un interno della società, è una persona assunta, un freelance chiamato per gestire il progetto. Infatti il produttore esecutivo normalmente non c'è mai, perché non c'è quasi più il produttore esecutivo, perché adesso le case di produzione se le auto-organizzano, quindi c'è il produttore, la casa di produzione, che chiama Francesco. Francesco organizza la cosa, quindi è già casa di produzione e esecutivo, la Fandango non ha il produttore esecutivo, ha l'organizzatore. Poi c'ha la Licurgo, che è la responsabile delle produzioni esecutive, che è un'interna della Fandango e gestisce i rapporti con gli organizzatori dei vari film, ma lì non è neanche una produzione editrice esecutiva, lì è una referente di produzione della Fandango, da cui tu e la tua referente aziendale su cui andare a parlare, però è l'organizzatore. Il produttore esecutivo nasce mediamente quando io ho i soldi, sono produttore Lello Petrone, dico, chiamo una società esterna con partita IVA e sede legale di Vere, dico, realizzami questo progetto, ti prendi il tuo mercato, ti do 1 milione e tu mi riporti il film. Lui è produttore esecutiva. Poi come se lo organizza lei? Il suo staff di produzione, lei fa l'organizzatrice, chiama un direttore, lei chiama un organizzatore che è interno, che diventa organizzatore perché è assunto. L'organizzatore è quella persona che comunque prende in mano il film e dice, questo è il regista, e inizia a snocciolare tutte le problematiche del film dall'inizio e dire, va bene, allora cosa serve per questo film, quanti soldi, come divido il budget che ho, prima di tutto dice sì, si può fare, cioè nel senso che guarda, legge la sceneggiatura, parla col regista e dice sto film con 1 milione si può fare, o se si può fare bisogna eventualmente trovare delle situazioni di registiche che possano abbassare i costi. E inizia a fare sopra la linea, sotto la linea, e inizia a individuare come dividere i budget secondo la sceneggiatura. Cioè, e cambia secondo i tipi di film contemporaneo ha dei costi, film in costume ha degli altri, si è diviso, i costi cambiano, i budget cambiano secondo i reparti. Cioè, è ovvio che se un film contemporaneo al reparto costumi gli do 10, se un film in costume gli do dare 30. Così al trucco, così al parrucco, se gli devo dare, parliamo di budget, non di compensi, cioè di budget che ogni reparto ha, la scenografia, se un film contemporaneo gli devo dare 10, se un film in costume già da 50, perché comunque deve ricostruire un'epoca, quindi se gira qua dentro, cioè ovvio che poi la bravura è trovare delle location che ha un minimo intervento possibile, cioè non vado a... Cioè, a girare la Fiera del Levante il Castello Svevo, cioè cerco di avere il Castello Svevo e di averlo nelle condizioni in cui faccio dei minimi interventi di arredamento o di ricostruzione. Quindi
quando tu poi cerchi le location è anche legata al fatto che siano utili, abbiano un minimo di, il minimo di intervento possibile, sia per livello economico e anche per disagio che do. Cioè io se vado in casa della signora a girare, è ovvio che cerco di trovare una casa che si adatta a noi e che mediamente la, quello che ha la signora va bene per la nostra storia, perché creo anche un minimo di disagio. Cioè non è che dico sempre il cugino, dice no, c'è una casa perfetta, ho capito, ma la devo svuotare e riempire di nuovo. Cioè la signora la manda a dormire, cioè da un'altra parte, cioè c'è tutto un discorso. Poi c'è il discorso anche che, tornando alle location, che piano sono, come si arriva, il portone, il condominio, è disposto, non è disposto, i mezzi, dove li parcheggio, la linea della corrente, che è un bel cavo da 5, da dove lo faccio salire? Da dentro il portone? Il portone non posso, perché cioè, non è che posso far pagare 100 kW da dentro il portone. Cioè si fa pure, cioè, l'ho visto anche fare, però non è proprio la cosa dove dici 100 kW, un cavo con 100 kW di corrente, faccio passare la rampa delle scale, cioè non è proprio... Cioè ti attacca la ringhiera, una perdita e rimani lì, cioè, attaccata alla ringhiera. Lo fai passare dall'esterno, l'esterno, ma tutti quelli che hanno sta cava davanti te lo fanno fare? Cioè, sembra una macchina. E questo è tutto legato a un rapporto col territorio, cioè anche trovare delle location che già sai che c'è disponibilità, o delle location che non sono state bruciate da altri film, che quello è il problema, che poi c'hai i cialtroni che anche a livello locale, no, ma io sono bravissimo, quindi ti porto io, poi vai e ritorni in quella location, c'è quello col fucile che dice... Cioè il cinema, perché è creato una serie di disagi o di bordello, perché non è valutato della roba, anche quando tu, io vado a casa del signore, questo è l'impegno, questo è il soldo, questo è il pro e questi sono le rotture di coglioni, che sono più dei pro, comunque se ha tempo, cioè gli dico tutte quelle cose che sono contro il fatto di gestire una cosa del genere. Che veramente non è soltanto un discorso economico, perché è veramente una rottura di coglioni 60 persone per casa che ti mettono le mani ovunque, che te la smontano, che ti tolgono, cioè comunque ti tolgono tutte le fotografie, tutto quello che è, può portare al fatto che la casa è della signora, quindi tutto quello che, dove senti la presenza della signora, la devi togliere tutto e mettere tutto quello che richiama che sia la casa sua, quindi devi rimettere... La scenografia. La produzione. No, c'è l'allestimento e disallestimento delle location. Cioè, comunque c'è un reparto scenografia che di preparazione, che fa preparazione e disallestimento. Preparazione e disallestimento. E poi c'è la scenografia sul set, che sono attrezzisti di scena e attrezzisti di preparazione. E fanno. Si valuta il reparto scenografia, si valuta secondo quanto intervento devi fare anche in pre e post location, perché il discorso non è che vado e giro, comunque c'è sempre da fare un minimo di intervento. Scenografi dicono no, non è perfetta sta casa, tu dici scusa, ci sono venuto a fare almeno due sedie, le vuoi cambiare? Cioè non è che è perfetta, perché arrivano e fanno ma il tavolo non va bene. La casa ti piace? Sì, ma il tavolo, hai capito? Sei scenografo, almeno il tavolo lo cambi, oppure vuoi che proprio la signora c'è la casa perfetta? No, vabbè, queste sono tutte le classiche, perché quando poi tu fai il giro, loro ti mandano una sceneggiatura, tu fai, boh, devo farlo per un film. Prego. Una domanda, che difetto c'è tra location location scouting e location manager, qual è la differenza? Location scouting è quello che normalmente, che nasce come figura, perché prima non esisteva location manager, è una figura che nasce dagli spot pubblicitari. Sì, non esiste, non è mai esistito nel cinema il location manager, è una cosa che nasce, è stata assorbita nel mondo pubblicitario, che il location scouting è quello che tu prima per le pubblicità dicevi voglio fare lo spot della Fiat, della Galbanino, tipo io l'ho fatto per lo spot della Galbanino, mi serve questo, queste sono le reference e tu vai in giro e trovi dei posti. Ti piace? Non ti piace? Sì, dei posti che mi hai fotografato, che hai individuato, ovviamente tu fai il ragionamento. Dove vai? Facciamo a Martina Franca, lo feci quello della Galbanino.
Sì, lo trovo io, cioè proposi io Martina Fran. Dopo essermi fatto 120 paesi di tutta la Puglia, mi sono fatto un tour di tutte le piazze, poi non hanno girato in piazza, ovviamente. Hanno girato in un'altra parte, cioè me le sono fatte tutte, ce le ho tutte fotografate, me le ricordo ancora. Tu, location scouting, trova dei posti secondo i criteri che lui ha. Ovviamente tu lo fai anche secondo i paesi, cioè se io so che devo andare a girare in un paese che è difficile gestire, proprio di gestione, sia di autorizzazione, di permessi, anche di gestione, cioè bloccare una piazza, non è che tutte le piazze si possono bloccare. Cioè devi anche avere una logica nel fare, e qui ti affida alle padronanze del territorio, della conoscenza del cinema come tale, sempre per questo più uno acquisisce professionalità e più diventa una persona che può essere chiamata nel cinema, perché tu se proponi una locale, cioè fai, c'è gente che fa figure di merda, dici questo, e poi arrivano quelli e fanno, sì ho capito, ma là c'ho l'uscita del pronto soccorso, cioè come facciamo a chiudere sta piazza? Eh no, vabbè, non ci avevo pensato, non ci avevi pensato, non la proporre una piazza dove c'è l'ingresso del pronto soccorso, mo ti dico una cavolata, o ci sono una serie di situazioni dove di viabilità, perché non è che solo la piazza va bene, poi la viabilità, nel senso che io la posso chiudere, quindi prima di proporla io devo sapere se posso chiuderla la piazza, perché quelli dicono no, non ti preoccupare, non la chiudiamo, tanto lo sai che la chiudono. Cioè, lo sai a monte che il cinematografo gli dice no, ma non ti preoccupa la piazza, poi troviamo una soluzione. Lo sai che la vogliono chiudere, o che comunque il disagio sarà, posso deviare le macchine, ci sono strade alternative, ci sono delle situazioni, c'è la chiesa, a quando c'è la messa, quando suona la campana, e quando c'è l'orologio, e ogni quanto tempo suona la campana e l'orologio? È vero, perché poi arrivi lì e dici, vabbè, ma c'è la messa. Dici sì, scusa, non ce l'hai detto. Invece non lo sapevo. Martina Franca sulla Wertmüller ci fu un caso, dove andavamo a girare e c'era il funerale. Là è una cazzata, là è un errore, purtroppo non lo facevo io, non lo sapevo. A un certo punto vedo arriva la macchina del morto, quelli che tirano. Non è che c'è un'organizzazione per la morte. Sì, però tu dovresti saperlo, cioè, oppure a monte, no, tu che fai il posto e dici guarda, in emergenza è morto uno, stanno facendo il funerale, tu arrivi lì e ti vedi tutti che guardano nel nulla e dicono sto morto. Allora, e là, praticamente arriva, poi Lina Wertmüller fu carina, disse no, se c'è il morto, dice, parlateci, diteli quanto è che dura il fatto. E andammo a parlare, andavo all'organizzatore, stavo io con l'aiuto regista, ci metteva a parlare, e gli disse guarda, mo il tempo, scarichiamo, portiamo in chiesa, ci chiudiamo dentro, facciamo la messa e usciamo. Allora dice vabbè. Cioè, questo è il cinismo del cinema, cioè, davanti al morto, dici, sì, ma quanto è il fatto qua, perché lo porto? E quelli disse, i parenti invece, no, ma tanto, ci chiudiamo in chiesa, facciamo il rito, è il tempo di uscire fra un'ora. Vabbè, allora noi intanto, fermi tutto, il morto, portano dentro, chiudono la chiesa, noi fuori a girare, riaprono tutti, riprendono il molo, lo ricaricano e se lo portano. Però lì è un errore, cioè... Tutto c'è una soluzione, poi tutti sembrano che, capito, sia la catastrofe, tutto c'è una soluzione, perché fondamentalmente a tutto si risolve, tranne la morte, cioè, parlando proprio pure, a tutto c'è una soluzione, tutto si trova una soluzione, cioè il cinema c'ha sempre ragione, alla fine tu la porti a casa la giornata, tranne veramente se non succedono cose veramente che non... ti condizionano proprio fortemente, ma tu comunque una soluzione c'è sempre, cioè perché comunque tu vieni chiamato non perché sai trovare una casa o perché sai trovare 10 persone da portare su un set, perché 10 comparse, 10 amici, li siamo io ho iniziato chiamando 10 amici, cioè facevo questa fiction, cioè le prime volte che ho fatto le comparse, arrivava la nave il martedì dalla Costa Crociere, 20 comparse che giravano la scena, quella nave scendeva dalle 12 alle 5, 5 ore giravi la scena e se ne andavano. Io ogni martedì avevo tappa fissa, 20 persone sotto la nave, scendevano, giravamo la scena, risalivano, ciao, e ce ne andavamo, e pagata la giornata, 5 ore a tutti. Cioè, ci pagavano la giornata per questa cosa, cioè, sappiamo farlo tutti, io in quel caso fui molto fortunato perché veramente la prima volta mi capitò una cosa semplicissima.
alle 12 al porto di Bari. Scendevano l'attore, giravano là, poi salivano e scendevano le scalette, cioè facevano quelli che scendevano, cioè semplice semplice. Quindi di base tutti, il problema è saper anticipare un problema, capire dove ci può essere un problema, su una piazza, su una casa, sul proporre delle comparse, capire quali sono le comparse giuste, trovare il giusto compromesso fra le comparse e le scelte, il gusto del regista, perché sono dei film, registi che sono attentissimi a tutto, dei registi che gli fregano nulla, quindi anche tu li capisci quanto puoi giocare anche su questa cosa, cioè nel senso che comunque uno sbatmind, film da 300-400 comparse, cioè inizi a vedere storto perché sembra che ce n'è tanto e poi le chiami, no domani non posso, no mamma, posso venire 2 ore? Posso andarmene prima? Cioè inizia che tutta sta gente che va, alla fine capisci che stringi, quindi quando tu dici me ne servono 300, io ne devo avere almeno 900 disponibili, perché sai che 2/3 non ci viene a fare la comparsa, stava là e passava e ha detto mo faccio il provino, ma fondamentalmente non c'ha tempo o non c'ha voglia o non gli frega niente, è giusto il pricio che stavamo con gli amici, mi sono fatto anch'io il casting come comparsa. Questo è il, quindi la professionalità nasce per quanto tu riesci a prevedere un imprevisto e soprattutto in questo lavoro ti pagano e ti pagano per uno stipendio normale di una persona normale, perché quello che danno di settimanale a uno del cinema è quello che mio padre prendeva in un mese lavorando alle ferrovie, tutte le mattine, si alzava alle 7, come se in pensione è beato a lui, e andava a lavorare alle ferrovie, si alzava alle 6 per... Mm? Quello mentre collabora, questa storia no, c'era Rubini. Era un momento romantico. No, la storia delle ferrovie. No, mio padre lavorava alle ferrovie, cioè nel senso che mio padre tutte le mattine, io se ci penso, mio padre tutte le mattine alle 6 si svegliava per stare alle 7:15 sul posto di lavoro, si comprava da mangiare lui, si metteva la benzina lui, doveva stare in orario e andarsene dopo le sue 8-9 ore di lavoro, tornare a casa da mia madre e mio padre, da mia madre e noi. Prendeva uno stipendio che io oggi in un mese prendo in una settimana. Però lavori per un mese, quella settimana? No, non è detto, perché poi ci sono situazioni dove tu lavori come una bestia e ci sono, io ho fatto i giapponesi, sono andato lì 4 giorni, mi hanno pagato, non te lo dico neanche, che era il doppio dello stipendio di mio padre che lavorava alle ferrovie, cioè proprio mi hanno proprio riempito, cioè spot, mi hanno detto guarda quanto vuoi, quello va benissimo, ah boh, non sapevo, dicevo di più a saperlo, rilanciavo, cioè perché 3 giorni devi stare con noi, vabbè sono venuto apposta, non è che sto a Foggia, cioè che cazzo me ne vado, sto con voi 3 giorni, 4 giorni a disposizione, mi hanno pagato bene, veramente che mio padre, uno stipendio e mezzo di mio padre al mese per 4 giorni, sono fatto nude, cioè a un certo punto io mi sono sentito, ho detto vabbè questo è il classico lavoro che compensa il fatto che sull'altro mi sono fatto un culo, mi hanno pagato poco e così, cioè è un lavoro che comunque tu devi sapere che vai sempre a compensare, fai un lavoro con lì e prendi tanti soldi e su un altro ne prendi meno e ti fai un culo che non vale la pena, è anche il bello di questo lavoro, di essere un libero professionista, fai uno spot di 3 giorni e prendi quanto... quanto un primario, quanto 3 settimane su un film per il cinema in 3 giorni, cioè un giorno te lo pagano quanto un settimanale su un film, cioè, però parliamo sempre di una fascia alta, cioè nel senso che vieni coinvolto per dei ruoli di un certo tipo o perché c'è una richiesta di responsabilità. Ecco, passo io, è bellissimo. L'ho sempre sognato di fare quello che passa il microfono nelle sale. Come avviene il contatto e quali sono le fasi? Prima stavi accennando, no? Ti arriva la sceneggiatura, ma ad esempio cosa c'è prima e poi quali sono tutte le fasi? Per arrivare alla sceneggiatura? No, cioè il tuo ruolo come produttore. Allora, per esempio, in questo caso che mi stanno dando l'organizzazione generale come il caso di venditore di medicine, dove c'è prodotto dalla Classic, noi siamo produttori associati e formalmente, non ufficialmente, ma in forma proprio operativa, la Dinamo è stato l'esecutivo, cioè siamo stati io, Ivan e Gianfranco, eravamo
io direttore, Ivan organizzatore, Gianfranco amministratore, per Conte e Conte la Classic, che però a livello legale, però come Dinamo, tutto lo staff Dinamo e tutto quello che riguardava la Dinamo ha realizzato Il venditore di medicine, un film bellissimo che consiglio a tutti di andare a vedere, non perché ci ho lavorato, ma grandissima soddisfazione. Già quando è uscito l'hanno dato in poche copie. È uscito con 30... Diciamo che è un film comodo. Si è rotto. Troveremo il modo di vedere. È un film che consiglio a tutti. Non perché ci ho lavorato, ma è un film veramente... Mo' ha vinto il miglior film italiano. È successo e lì praticamente l'abbiamo organizzato totalmente noi, dalla sceneggiatura già arrivata, il budget, il regista, era giusto chiuso gli attori principali dal produttore, perché una cosa che bene o male fa il produttore, mediamente il produttore che già ha un'idea perché è legato al fatto che gli attori principali possono aprire degli accordi economici con distributori, emittenti, o è legato al fatto che se metto quell'attore mi apre la possibilità di... Perché Marco Travaglio era amico di Amedeo Pagani, che è il produttore della Classic. Erano molto amici, gliel'ha proposto e lui l'ha fatto in forma di amichevole. Cioè è venuto in forma di amicizia, gli piaceva il progetto, gli piaceva molto la sceneggiatura del film e l'argomento che era legato al comparaggio, agli accordi tra medici e case farmaceutiche. Per esempio l'altro giorno è molto attuale, è uscito un altro problema del latte in polvere, case farmaceutiche con latte in polvere. Per dirti quanto è attuale il film, per quanto è andato a prendere un argomento che è sempre vivo in Italia e riuscendolo a raccontare in un certo modo, modo molto bello. E Marco Travaglio comunque ha detto lo faccio, cioè Amedeo è un amico, il prodotto, per dirti poi i rapporti quanto possono essere legati agli attori come nomi, cioè anche Claudio Santamaria l'ha fatto perché Amedeo lo conosceva, l'ha presentato ad Antonio, a Claudio è piaciuto molto il film. E l'ha fatto anche lui sapendo che non veniva a una condizione economica come fosse il film della vita, è venuta alle condizioni economiche di un film comunque da un budget medio-basso per il cinema italiano, cioè comunque non aveva neanche 800.000 euro, ma neanche, cioè, sto sparando proprio che sto andando largo. Qui ti arriva, in quel caso ti arriva una sceneggiatura, tipo a noi arriva la sceneggiatura, arriva o lo spoglio delle location, quindi te lo, oppure ce lo facciamo noi lo spoiler location, ti confronti con l'aiuto regista o il regista o lo scenografo su quali sono le tipologie di location o come se le sono immaginate, inizia a cercare i posti. Poi ovviamente noi abbiamo tanti amici, location scouting o location manager, tornando a prima, location scouting cerca posti, location manager li cerca, li trova e li gestisce durante le riprese. E gestisce che chiude contratti, rapporti economici, autorizzazioni, cioè tutto. Invece location scouting non lo fa. Ti trova il posto e ti dice questo è il numero di telefono, mo ve la vedete voi, lo paghi per il lavoro che ha fatto e se ne va. Oppure viene ogni tanto a controllare che la location è tutta a posto. Però tutto quello che riguarda la messa in opera della location, da sicurezza, autorizzazioni, permessi, contratti e tutto quanto, non lo fa location scouting. Che era, viene dagli spot, perché gli spot tu li trovi al posto, poi quello dello spot pubblicitario scendeva l'organizzatore della produzione e prendeva tutti gli accordi e sistemava tutto quello che era la logistica. Nel cinema nasce il location manager che invece trova i posti, come è un cercare posti in continuazione, gestisce anche la permessistica e i rapporti con le amministrazioni locali per avere tutte le autorizzazioni. Quindi scouting e manager, il manager proprio lo gestisce la location su tutte le sue problematiche e autorizzazioni, fino agli accordi economici e tutto. Il produttore prende a seconda degli accordi di solito una parte fissa oppure una percentuale a seconda della... No, cioè questo no, no, cioè gli accordi che tu puoi fare con l'utile esecutiva è che sono tanti gli accordi che tu puoi fare. Tu c'è un fee, cioè, però parliamo che in Italia è una cosa che comunque, scordate, cioè in Italia sono pochissime, cioè noi l'abbiamo fatto con Amedeo, però noi abbiamo fatto come produttori associati, dove l'eventuale nostro utile
sulla gestione del film non ce lo siamo presi, abbiamo detto ci dai una percentuale di produzione associata. Non ci prenderemo mai una lira, perché è un film che non prenderà mai degli utili, o se li prenderà sarà fra forse i miei nipoti, un giorno arriverà, guarda, 100 lire, mi vendete le medicine. È giusto una cosa che comunque ti crea dei crediti a livello ministeriale o a livello comunque di società. Sono prodotto da associato di un film che ha vinto il NICE, ha vinto il festival lì, è uscito in sala. Quindi è un film, comunque in cantiere, nel suo percorso, film prodotto, un produttore associato, che è diverso da coproduttore. Questa cosa lo sapete, che il produttore associato... almeno del 10% del... No, il produttore associato non parte il discorso di percentuali. No, no, il produttore associato non risponde delle perdite del film. Il coproduttore, nel momento in cui io sono in produzione del film e il film sfora del budget, io posso rivalermi sul coproduttore e dire: se 100.000 euro, la tua quota è del 30, 70 li metto io e 30 li metti tu. Il produttore associato invece non va soltanto sul discorso di utili. Se il film va in perdita durante la realizzazione, io non mi posso rivalere sul produttore associato. Cioè non posso chiedergli le perdite, lui interviene. Infatti è una formula che, come in questo caso l'abbiamo fatto noi, è la formula più giusta, perché dice: io non ci metto dei soldi, ci metto un mio intervento comunque di lavoro. Cioè te lo porto a casa il film, non mi vuoi mi paghi il minimo come figura professionale, non ci paghi l'utilizzo di una serie di cose, ti do il 5%, 4%, 10%, quello che valuto come... cosa, e io dico: mi metti come produttore associato. Perché? Perché se il film è in perdita, io col 5% poi dovrei, in teoria, come coproduttore, io dovrei metterci anche oltre gli utili, anche la parte in perdita. Per questo il coproduttore ha mediamente delle quote più alte, perché dice, cioè, ovviamente i produttori associati hanno sempre quote piccole, perché di base dice: vabbè, ti do una cosa e poi sulle perdite ne rispondi sempre tu come produttore, sulle eventuali utili il produttore associato. Quando tu chiami infatti quando tu fai il tax credit esterno, sì, quando uno partecipa con il tax credit esterno, cioè io investo sul film utilizzando tutte le riduzioni di tassazione, di rientro, il contratto che fai a questo privato è da produttore associato. Non è da coproduttore, perché non può andare a intaccare lui sulle eventuali perdite durante la realizzazione. Per questo tu li... Il produttore associato? Tu se partecipi come esterno in un film, con le tax credit esterne, io ti do 100.000, di cui 30.000 rientro con tutti i calcoli, il contratto che io ti devo fare, devo farti, non è che è una scelta mia, è produttore associato, perché l'investitore esterno utilizza il tax credit, può soltanto partecipare agli utili, non alle perdite. Se il film sfora, è da 1.000, costa 1.200, io non mi posso rivalere contro il produttore associato, che in quel caso ha partecipato con l'utilizzo del tax credit, l'incentivo, non posso. Cioè, qui ha messo 10 e 10 mette. Io mi sono preso l'onere di coprire le eventuali spese e di fare in modo che il film incassi e tu rientri della tua quota di produzione associato. Quindi non è che il 10% del produttore associato è secondo l'investimento legato al tax credit, perché il tax credit ti mette dei limiti dove tu puoi partecipare. Un film può utilizzare di tax credit esterno fino a una percentuale, cioè non puoi coprire tutto il budget di tax credit esterno. Cioè devi avere poi il 10 o il 20, una cosa del genere. Non mi ricordo quant'è la percentuale di intervento di tax credit interno nella produzione cinematografica. Esterno. Sì, c'è un limite. No, cioè se io ho 1.000.000 di euro per fare un film.
interno. Cioè loro hanno, sì, guarda, ti direi una bugia sulle percentuali, però su tutto un film c'è una percentuale di intervento di tax credit esterno. Il resto dovrebbe essere fatto fra risorse personali o eventuali anticipi o altre fonti di... Però, in generale... Voi non l'avete utilizzato questa forma, perché comunque voi non siete esterni. No, perché non abbiamo messo... È un accordo nostro, cioè nel senso che è un accordo di produzione associata dove noi interveniamo. Mo stiamo realizzando quest'altro film dove sceneggiatura, spoglio, legge, sceneggiatura, fai chiacchiere, fai le location, cast di destra e sinistra, ti fai lo spoglio. Cioè, comunque si fa uno spoglio della sceneggiatura, che sapete come si fa uno spoglio della sceneggiatura? Non avete mai visto lo schifo? Cioè, domani lo spoglio? Lo spoglio è proprio, tu fai uno spoglio fondamentalmente di tutte le esigenze, scena per scena, pagina per pagina, di quello che c'è. E tu ovviamente, c'è l'organizzatore che se lo fa a livello produttivo e lo fa, che poi lo rifà anche l'aiuto regista, perché l'aiuto regista poi ci mette anche delle note legate a scelte artistiche. E lo spoglio, poi ogni reparto si fa lo spoglio. Si fa uno spoglio, i costumi, scenografia, trucco, parrucco, tutti fanno uno spoglio che poi in riunione si fa un confronto con l'aiuto regista, perché l'aiuto regista poi il suo spoglio è quello che detta legge su tutto, perché si confronta con il regista, si confronta con l'organizzatore e fa lo spoglio totale, dove lui poi uscirà l'ordine del giorno da quello spoglio, con tutte le esigenze. E poi ti confronti con tutti i reparti, su raccordi, non raccordi, esigenze, serve, non serve, come deve essere, c'è, non c'è, teniamolo, non teniamolo, tutti poi alla fine nel proprio spoglio si fanno i raccordi dei costumi, i raccordi di scenografia e tutte le esigenze. Una volta che fai quello, poi tu di lì prendi la parte che ti serve, location, tutto quello che ti serve e valuti anche più o meno le location, quanti giorni, gli interventi e tutto. Casting, e poi di lì mezzi di scena, la pioggia finta, cosa serve la pioggia finta, l'autobot, quanti litri d'acqua, gli effetti speciali e tutto quello che poi sono quello che può servirti a livello di... Poi una volta che tu hai trovato la location inizi a ragionare sull'ospitalità, gli alberghi, quali sono gli alberghi giusti, quali sono gli alberghi meno giusti, quali sono quelli che possono funzionare, quelli... perché poi ci sono anche dei livelli di stelle, cioè una troupe, una follia vera dei contratti sindacali, che deve avere almeno 4 stelle. Sì. Poi gli attori devono partire dai 4 ai 5 stelle. Non glielo garantisci se a livello territoriale non c'è, vai a dormire al B&B, cioè quello è il discorso. Però se c'è, tu dovresti garantirgli almeno un 4 stelle. Poi è anche vero che, no, cioè se trovi un 3 stelle, cioè io ho visto qui 3 stelle molto più belle dei 4 stelle, cioè nel senso che dici guarda ti do il 3 stelle che è più bello del 4 stelle, ti do il 3 stelle. E poi trovare tutto il discorso economico, di chiusura economica degli alberghi, cioè veramente è uno step dopo l'altro. Però lo devi sapere, sai anche, quando tu cerchi dei posti, inizi già a ragionare, ma io a questi non li metto a dormire? Magari qualche albergo vuole sponsorizzare? No, non è così, perché tu, se fai un giro qui sul territorio pugliese, pochi sono le strutture alberghiere che possono ospitare un set, una troupe. Perché non tutti hanno abbastanza camere, non tutti hanno la possibilità di un grande parcheggio, non tutti hanno diversificato le stanze, non tutti hanno il parcheggio dove ci posso mettere i camion, perché io i camion dove li metto, questi babbozzoni di 12 metri, allora devo avere un parcheggio a parte, allora inizia a dire ma il parcheggio più vicino dei camion... Video sorvegliato, custodito e video sorvegliato, perché l'assicurazione ti impone che sia video sorvegliato e custodito,
dove sta? A 20 km. Chi è quel povero Cristo di runner che tutte le mattine si sveglia un'ora prima, prende gli autisti, li porta ai mezzi, li porta lì e la sera, un'ora più tardi, si piglia l'autista, l'accompagna al garage e uno chiude i campi, che poi sembra una cavolata. Non è che dici come gli autisti prendono i camion e quelli si muovono, li devi scortare su strade autorizzate per il mezzo pesante, non devi sbagliare strada, perché se finisci in una stradina con 12 tir, tutti in retromarcia, è una giornata con tutte le bestemmie, il romano degli autisti e tutte le bestemmie di una troupe che sta lì che non c'ha i camion. Cioè è comunque tutto un discorso di responsabilità anche di chi lo fa, infatti non lo fa o un runner dove sei tranquillo che è una cosa molto semplice o di solito lo fai fare a un segretario o un ispettore, cioè figure già con una professionalità, valuti la situazione normalmente, cioè se è una cosa molto complicata io da ispettore lo faccio io, il direttore sta sul set e io da ispettore no, lo faccio io perché me la vedo io, sto più tranquillo. Cioè, quando a Bari città, per esempio, ho girato, che è un bordello, cioè, ma vero, cioè, di strade con, si capisci, incroci, giri, destra, sinistra, cioè, sono strade che proprio un percorso. Cioè, arrivare alla stazione di Bari con dei camion, io ho girato, cioè, sembrava, cioè, risico, cioè, attacca a destra, attacca a sinistra, autorizzazioni, camion, autorizzazione di camion contromano su una via principale, cioè, cose dove la legalità era al limite, cioè dove veramente ti inventi il mondo, perché poi ti devi passare questi tir di 12 metri su strade che non sono autorizzate al passaggio, quindi a parte chiedere l'autorizzazione, se non sono autorizzate ci sarà un problema, che forse bene bene non ci passano, e poi il capire dove parcheggiarle, perché poi, però quando tu trovi delle location, cioè la struttura alberghiere che stanno, quali sono? Ci stanno? In quale periodo? Come sono? Cioè, comunque tu ci stai 2 mesi in una camera d'albergo e ti garantisco che 2 mesi in una camera d'albergo, te lo dico, cioè, esco fresco, cioè, ti volevi dare cappocciate ai muri, perché comunque è un posto asettico, non c'è niente, non ti appartiene, cioè, non sai, non c'ha mai, cioè, tu c'hai bagagli per 2 mesi di vita, cioè, poi ti fai dall'estate fino all'inverno, c'hai il mondo di roba, e la roba sporca, la lavanderia, i cassetti non bastano, gli armadi sono piccoli e in bagno non sei mai, cioè, quindi devi avere delle stanze che mediamente siano abbastanza grandi da gestire dus, poi perché non si prende doppia. Dividono una stanza con altri molti. Questo è nei film indipendenti dove tu c'hai, cioè se c'è una troupe di cinema devi dargli una doppia uso singola. Non la doppia. La doppia uso singola, cioè letto, matrimonio. Sì, veramente, come da ammazzarsi. E di avere delle stanze che comunque, a parte tutto, io anche lo capisco, cioè se ti fai una vita in albergo, io mi sono fatto mesi e mesi negli alberghi, inizi a soffrire perché comunque, cioè, sta stanza non, la devi prendere grande perché veramente non sai più dove mettere la roba, perché non sono mai organizzate per avere un guardaroba di una persona che per 2 o 3 mesi sta lì e ci deve vivere. E quindi deve essere grave perché poi sbrocchi, perché poi non sai dove veramente, dove non c'è i sedi, cioè c'è tutta una serie che sembra una cavolata, ma poi dopo 2 mesi inizia ad entrarti veramente. Poi si cazzi gli alberghi nuovi, apri la finestra, si spegne l'aria condizionata, apri la porta, si ferma quella, spegni la luce, cambi stanza, cioè inizi già che le odi di base, perché mo sono super tecnologiche. Quindi devi cercare anche di trovare delle strutture alberghiere, poi strutture alberghiere con la reception, senza reception, cioè a livello di conoscenza del territorio uno veramente deve guardare anche. Ah, quell'albergo è fichissimo, perfetto, poi scopri che la reception la notte non c'è e ti arriva l'attore alle 3 di notte e chi si alza a dare le chiavi della stanza? Perché l'attore che vuole partire alle 5 del mattino, sta la colazione? Non è detto, perché ci sono degli hotel nelle contrade in periodi morti che non hanno reception fissa,
cioè nel senso che hanno un'utenza molto piccola, quindi non sono organizzati, perché dicono noi abbiamo 10 clienti, quelli alla fine, la notte non abbiamo prenotazioni, io ho la vigilanza e non ho la reception adibita, perché alla fine... Però non finiamo mai in 4 stelle, perché poi alla fine nei posti qua a livello territoriale finisci in masserie dislocate, quindi c'hai 5 là, 10 là, 10 là, perché le strutture per 60 persone non ci stanno. Soprattutto in provincia, ma anche a Bari hai problemi, eh? Cioè a Bari comunque o vai al Palace ma prendi le legnate che non ti conviene, vai allo Sheraton che però sono alberghi da convegni, quindi difficilmente riesci a trovare per 3 mesi 60 stanze, perché poi hanno il convegno che si piglia tutto l'albergo e quindi ti spezza i periodi. E quelli fanno, vabbè, state un mese, vi spostate e poi rientrate. E tu lì vedi la fucilazione in piazza. Cioè uno dopo un mese che ha sistemato la stanza dice devi chiudere tutto, andare a dormire 2 giorni in un altro albergo, poi 2 giorni ritornare nella stessa camera. Cioè, vedi... Cioè, rischi di essere scuoiato vivo. Cioè, vivo. E poi... C'è tutto un lavoro di quello che riguarda il rapporto col territorio che uno non valuta mai, cioè quando uno si mette a pensare io faccio il cinema, prendo un film, lo porto qui, è un suicidio vero, perché ci sono miliardi di cose che uno deve sapere a monte prima di non tentare il suicidio su un set, perché tu, mo, il camerino degli attori, dici che quello arriva, il tricampere, i bagni, piscia, caca, beve acqua, l'attore sta nel camerino, aria calda, aria fredda, aria condizionata. Va benissimo. Poi, ogni 2 giorni, sto cesso chimico e l'acqua di suo attore, chi la riempie e chi la svuota? Come funziona? E come funziona? Sì, dove lo faccio fare? Aria attrezzata per i camper dove c'entra un tir di 12 metri e 4 bagni. Se tu me ne sai indicare uno in terra di Puglia, io te ne saprei indicare 2. 2 dove uno devi fare delle manovre che, cioè, senti delle bestemmie che... è illegale, se ti beccano ti fanno... E no, io non lo faccio fare perché lo fai sotto il portone di casa tua. Quelli fanno, ma noi camminiamo, apriamo. No, cioè, se stai a Roma, sul tuo raccordo, te lo fai, tu abiti in Nomentana, te lo fai sotto la via dove i tuoi figli vanno a scuola e ti scarichi il tuo cesso chimico. Sinceramente, nelle campagne della Valle d'Itria, io anche no. Sei venuto, paghi, autobotte, autospurgo, viene, scarica, ricarica l'acqua e se ne va. 180 euro. Pagare e sorridere. Questo è il rapporto del territorio. Uno che risponde come te, io lo appiccico al muro, perché se lo vai a scaricare... No, e io là ti dico, bello mio, mo ti fermi, cioè, e ti vai e te lo pulisci, perché te lo fai sulla via dove la mattina i tuoi figli vanno a scuola a Roma. Non lo fai a casa mia. Casa mia non è Bari, casa mia può essere Taranto, può essere nella Valle d'Itria, a Cisternino, perché dopo tu butti il cesso chimico, là non so se le rape che stanno lì o poi me le vado a comprare al mercato, sinceramente anche no. Cioè, per dirti quanto uno poi legando al territorio deve pensare a tutta una serie di dinamiche. Anche, cioè, per dirti, il bagno degli attori, cioè, che sono un tricamper di merda, però ovviamente qui a livello territoriale abbiamo delle mancanze, quindi autobotte, poi anche il posto del deposito del camper, non è che tutti i giorni il camion ci va, perché esce alle 5 di mattina e finisce alle 20 di sera, quelli aprono alle 9 e chiudono alle 18, quindi sto camion, quando lo porti, che quelli ogni 3 giorni... pisciano e cagano come gli elefanti, che tu dici ma quanta la tirate fuori, cioè ma arrivate dall'albergo apposta per farla nel camper, cioè fate in albergo e poi venite qui e fate quella che avete bisogno, non che arrivate e cioè, perché poi dipende anche dagli orari, se uno inizia dalla mattina presto e fa anche gli straordinari, no vabbè comunque
va bene, cioè, poi alla fine una persona, un bagno chimico, 2-3 giorni, ci sta. Quindi queste sono tutte le dinamiche che uno deve pensare nel momento in cui decide di fare un lavoro legando il cinema a un rapporto del genere, perché poi devi dire amarra la tua terra, perché il bagno chimico, io veramente ti appiccico al muro, ma vero, a te autista e a te pugliese che glielo fai fare, perché nel momento in cui uno mi dice ma io come faccio, nel momento in cui tu hai deciso di portare questo camion qui, ci hai pensato? Pensavo male. Significa che tu hai fatto male il tuo lavoro, hai pensato di portare un mezzo con delle esigenze che tu sai quali sono e non hai pensato che ha dei costi. Nel momento in cui non ci hai pensato, il problema non è mio, è tuo. Io ti dico che costa 180 euro tra acqua e scarico delle cose, viene il camion e te lo fa. Se tu non l'hai preventivato, non è un problema mio, allora il cesso li chiudi e rimane col cesso chiuso. Quando gli attori verranno, io ti dirò, guarda, qua in mezzo alla campagna non si può fare. I soldi per fare lo spurgo non ce li abbiamo, vai a cagare, che almeno è naturale, è in mezzo alla campagna, forse le rape con la cagata di Valbova, forse qualcuno se li mangerà. Però diciamo che in generale è questo il rapporto. Allora tu lì ti dici, guarda, tu non ci hai pensato, il problema non è mio, cioè tu fai questo di lavoro, sì, fai il cinema, sei bravo, vieni da Roma, 200 anni di cinema, non ci hai pensato, è un problema tuo, ora io ti dico quanto costa, dimmi quando c'hai i soldi e come devo fare e io te lo faccio fare, altrimenti chiudi i camerini e li lasci i camerini chiusi. Quando verrà l'attore a bestemmiare, chissà perché c'hai 8 autobotti e 8 autospurghi che stanno lì a liberare i bagni. Anche perché poi non possono viaggiare con pieni camion, perché c'è un problema anche di, ovviamente c'è anche un problema tecnico, cioè questi bagni pieni di, cioè, sbandano i camion, cioè comunque a parte tutto non possono fare grandi trasferimenti, quindi vanno per forza scaricati, cioè possono fare trasferimenti molto piccoli, ma non li puoi mettere su strada con la cisterna d'acqua e il pozzo nero pieno, perché effettivamente è rischioso, perché sbandano. Quindi questo, tu hai detto una cosa che proprio poteva veramente... E così tutta una serie di rapporti, anche il catering, quando tu dici vabbè il catering, quello dice vabbè io vengo, sono bravo, cucino benissimo, 60 persone che ci vuole, 60 persone che ci vuole, prima tu devi puntuale quando ti chiamo, cioè nel senso che perché se sforo le 6 ore è in mancata pausa, secondo devi fare dei cibi di un certo... tutto un sistema di vegetariano, vegetariano, vegano, latticino, c'ho tutte intolleranze, cioè non c'è uno sano che vive sulla terra, uno intollerante a qualsiasi cosa, cioè che è vegano, vegetariano, avere 60 giorni, variare anche un menù, perché a un certo punto anche a me se mi porti il quarto giorno sempre la stessa cosa, cioè ogni tanto... cambi, la qualità del cibo, la puntualità, che in un'ora fai mangiare 70 persone. Cioè il problema non è far mangiare 70 persone, è fare mangiare in un'ora. In un'ora significa che quelli in un'ora devono prendere, mangiare, digerire, buttarsi, sigarette, se voglio fare la passeggiata, cioè nel senso che in un quarto d'ora, 20 minuti, 70 persone devono avere già tutti il loro cestino già pronto, perché giustamente dici se io perdo un'ora solo per mangiare, almeno mangio 20 minuti, mezz'ora mangio e mezz'ora mi faccio una passeggiata, cioè mi siedo, mi faccio una chiamata, fumo una sigaretta. Quindi cercare anche quei tipi di fornitori con cui tu sai che ti garantiscono, perché sennò sei responsabile tu. Dici ma chi mi hai mandato? Ma che ora è? Vorrei allontanarmi un po' dal tema generale della produzione, purtroppo perché il tempo stringe, e fare delle domande un po' più specifiche sul lavoro della Dinamo. Andiamo alla Dinamo. Cioè proprio andiamo alla Dinamo, direi. Infatti mo mi chiamavano. La Dinamo a livello di produzioni di non... alto costo, produzioni indipendenti del territorio, cioè
com'è l'apertura della Dinamo a produzioni indipendenti? Cioè la Dinamo produce anche o fa solamente il produttore esecutivo? Allora, la Dinamo ci stiamo provando a creare dei progetti nati con quello che possiamo fare noi. Cioè, purtroppo nessuno di noi della Dinamo viene da c'ha soldi da buttare in progetti così. No, ma anche tramite finanziamenti nazionali, cercando di capire come si può arrivare a trovare dei finanziamenti che siano, possano portare alla realizzazione di un progetto. È ovvio che arrivare a realizzare, cioè non è facile, cioè, ma neanche chi c'ha i soldi si butta oggigiorno a realizzare un prodotto audiovisivo cinematografico. Cioè, se io fossi miliardario non lo farei mai. Perché devo produrre il film tuo? Chi ti conosce? Mi fa pure forse anche un po' cacare il tuo film. Cioè, ti faccio fare un sacco di soldi, ma tu non lo no, sai. No, no, sto facendo te perché... Perché dovrei? Dovrei farlo in Italia. Se io fossi miliardario non lo farei in Italia. Cioè, se io dici io ho i soldi, proprio tanto, cioè proprio mi voglio togliere un vizio, perché dovrei farlo in Italia? In Italia dove il film io lo pago e il film è tuo. Il film non è tuo, perché in America il film non è tuo, il film è mio. Vabbè, il film di chi lo produce? No, il film in Italia è del regista, perché tu quando vedi il film di il regista. Ah, lui dice come cuore il film, è vostro, tu dici invece come... Come padrone del progetto e del regista, se tu te ne vai, io il film, il mio investimento lo butto nel cesso. Sì, ma tu non hai scelto di fare regista, hai scelto di fare produzione, ma è sbagliato il sistema, no? Per questo io quando decido, io decido di produrre delle cose, A, mi devono piacere, e B, devo trovare un feeling con il regista. Io quando ho deciso di fare produrre un corto, c'è il K, dove abbiamo trovato le risorse, abbiamo trovate, facendoci un anno di lavoro, trovato 80.000 euro tra Ministero, Film Commission e interventi di tax credit esterno, un corto assurdo a livello produttivo. C'è il K, ho vinto già 24 festival. Cioè quando io ho fatto produttore esecutivo a Ice Cream, dove... Roberto De Feo, Ice Cream è stato il corto italiano più premiato al mondo, non ha ripreso le spese, ma neanche un terzo delle spese, il corto italiano più premiato al mondo, il primo corto italiano venduto su iTunes, il primo corto italiano andato tra le nomination agli Oscar, nomination, non candidature, tra i 25 nomi di corti che potevano andare alla candidatura agli Oscar. Il primo corto italiano venduto in DVD con un film americano come extra. Cioè è un extra del DVD dei Breakers, un film americano. Non ha preso neanche un terzo dell'investimento iniziale. Corto costato 45.000 euro. Non parliamo di 200.000 euro, 500.000 euro. Scusate un attimo. La telefonata del mio socio. Possiamo una pausa, signora? No, facciamo